Dopo l'esordio di ieri sera della pre-season, ci ritroviamo anche oggi con la seconda serata del gruppo A, che prevede invece una 100%. I nostri piloti sono già in qualifica. Allora, cogliamo l'occasione per darvi il benvenuto in questa nuova live. Io sono Matteo Congiu e farmi compagnia in cabina di commento ci sarà mai un pilota esperto quale Alessandro, chiamato anche Gallians per il più conosciuto nel mondo del Forum Italian Team. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Invece allo Scream Deck abbiamo una novità, Simone Facchiola in Arte SDM a farci compagnia, a gestire nella stanza dei bottoni tutto quello che vedrete in live. Ciao Ale. Ciao Matte, buonasera, come te Simone. Esatto, prima gaffa l'abbiamo subito combinata, poi invece direzione gara, ieri c'era Andrea Vadolato, oggi invece il grande ritorno di Marco Bucconi. Ciao Marco. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Siamo subito in qualifica, dicevamo, il primo pilota che adesso stiamo seguendo e fa Sigler un giro lanciato è proprio Marco Gano, lui adesso con la sua Pino primo 17.484, ieri il tempo valido per la pole position è equivalente, credo, a un 16.9 se non erro, correggimi pure Alessandro se sbaglio, quindi siamo già abbastanza vicini a questo tipo di riferimento, ad essere il primo crono ad essere registrato. Esattamente, 1.16.932, chiaramente fatto alla fine della sessione con una gommatura ben diversa da quella che c'è in questo momento. Vediamo subito poi che arrivano anche altri due tipi, Poz Luca che si piazza in seconda posizione con un primo 18.4, seguito a quota da Lopez che è un primo 18.5, comunque già distacchi molto risicati tra i piloti, mentre Lele Salva credo che o abbia fatto un errore o andare ad attuare un secondo giro di rodaggio per queste gomme in modo tale da essere portate in temperatura, perché questo crono è decisamente molto alto rispetto a quelli fatti segnare finora, molto anche alto il ferimento di Flamino che sigla un primo 19, adesso valevole per la sesta posizione. Più veloce di Debbe nel frattempo, che abbassa ancora il parziale record, ma ancora non siamo su tempi molto competitivi. Si gira nel frattempo Lele Salva. Si gira Lele Salva, anche lui aveva fatto siglare questo primo 30 che dava l'idea di essere un giro per portare in temperatura la gomma. Purtroppo questo testacoda va a compromettere lo stato di queste gomme soft, che verranno obbligatoriamente cambiate in modo tale da poter fare un tempo migliore. Adesso lascia anche passare la McLaren di Flaminio, che si trova attualmente in nona posizione, mentre Debbe comunque continua a militare in prima casella con il suo primo 17.3. Attualmente non abbiamo nessun pilota all'interno di un giro se non Origidario, che si trova adesso a livello della 5, dunque appena terminato il primo settore si invola verso quello che è il tratto più iconico di Barcellona, ovvero la curva 7-8 e poi la Kams da percorrere tutto ad un fiato, velocità stratosferiche e forze G che si fanno veramente sentire sul pilota lì, se abbiamo un posizionamento non corretto ecco si sente, non si riuscirebbe nemmeno a percorrere la ruota, la curva, mentre adesso siamo alla 10 che è stata rivisitata rispetto alle versioni precedenti, adesso ha un angolo molto più aperto, non è più quel tornante stretto secco ma permette di portare anche molta più velocità, mentre il terzo settore è rimasto invariato. Andiamo anche con Dario per vedere come chiuderà il suo giro, adesso si trova a livello da 14.15, una vettura si sposta per permettere il passaggio del pilota su Alfa Tauri, che adesso è separato da pochi metri sulla linea del traguardo, arriva per far pesare questi decimi importanti, primo 17.7, adesso quarta posizione per lui, distaccato di un paio di decimi rispetto a Daniele Play. Sì, terzo settore abbastanza complicato per il pilota Alfa Tauri, in quanto si è ritrovato con addirittura tre vetture davanti a sé, che sono chiaramente levate di torno molto facilmente, però chiaramente c'è comunque tanta difficoltà, perché non sai mai se il pilota davanti a te si sposterà, non si sposterà. Probabilmente può ancora migliorare qualcosina nel terzo settore. Probabilmente sì, ha trovato veramente tanto traffico in quell'ultimo tratto di pista, una vettura si è spostata come abbiamo potuto vedere, una gli è rimasta davanti comunque a ostacolare la visuale, non è di certo il giro, comunque era abbastanza lontana, però di certo alcuni piloti non gradiscono avere a stretto contatto qualcuno e vengono in qualche modo traditi anche dalla permanenza di un pilota lì vicino e quindi possono perdere decimi e centesimi preziosi che adesso potrebbero non rivelarsi fondamentali, perché come dicevi tu la pista comunque non ha un livello di grip ottimale, ancora abbastanza green, poi andrà a migliorare la situazione del tracciato con il passare dei minuti e dei giri che verranno percorsi, però ecco che negli ultimi tentativi se un pilota dovesse essere infastidito comunque dalla visione di un altro rivale davanti a sé, ecco che potrebbe lasciare sul piatto dei decimi preziosi che potrebbero costargli una prima fila o addirittura una pole position. Assolutamente, mentre noto che Tartaruga e Raf Idex sono ancora all'interno del box senza aver fatto ancora segnare un giro cronometrato, esce adesso Raffo Idex, probabilmente stanno aspettando, come dicevamo prima, una pista un pochino più gommata.
e magari risparmieranno anche treni di gomma, perché qui la strategia può essere interpretata in diversi modi. Quella più veloce credo sia semplicemente una singola sosta, passando dalla media poi all'hard, però è possibile anche spaziare con altri tipi di decisioni, ricordando però che la safety car non verrà chiamata in pista. Intanto un test a coda anche per Pozzuca a livello dal 7 all'8, lì è tipico vedere questo tipo di spin da parte dei piloti, questo cambio di pendenza e la presenza di un cordolo all'interno di curva 8 danneggia e mette a repentaglio un po' quella che è la traiettoria e proprio lo stato della propria vettura. Tanto Alessandro, vorrei ricordarti che Marco Gano adesso si trova in un giro valido, si sta migliorando di 70 millesimi all'interno del secondo settore, si trova adesso a curva 9, la Camsa appena percorsa, tutto bene per lui in questo momento, è la curva sicuramente più difficile del tracciato, mentre arriva alla 10 anche lui davanti a sé, una vettura che però è comunque a parecchi metri di distanza, dunque non dovrebbe dargli particolare fastidio, sembra tutto bene anche dentro la 10 e adesso entra nuovamente all'interno dell'ultima sezione del tracciato spagnolo. Tutte delle curve molto in appoggio che si vantano del grip meccanico della vettura, dunque un buon bilanciamento è fondamentale in questa trazione. Qua ha avuto un piccolo problema la San Martin davanti a Marco Gano. Scusami, si è lanciato intanto Raffo Edex sul dritto, un po' di traffico per il pilota Ferrari. Non si migliora Marco Gano, invece andiamo su Raffo Edex, che potrebbe essere uno degli indiziati per questa pole position. Adesso lui non ha ancora attualmente segnato un tempo, si trova dunque in 15ª posizione e vediamo davanti a sé proprio la vettura, una Red Bull, una vettura austriaca, che però anche in questo caso non sembra essere in grado di poter minare, almeno per il momento, la prestazione del ferrarista. 22.2 nel primo settore, tempo in linea con il tempo della pole position momentanea di Bed. Vediamo se si manterrà comunque su questo tipo di riferimento anche per il resto del giro, che si pronuncia essere piuttosto minaccioso, perché la parte difficile arriva ora proprio in uscita dalla Kansa, e che qua bisogna tenere i nervi saldi perché le prossime curve vengono percorse tutta di fianco l'una all'altra, sono molto vicine, poco il tempo per respirare, per riuscire a riposare. Abortisce. Ha aperto DRS durante il rettilineo principale, si vedeva anche lampeggiare la luce posteriore rossa al posteriore sulla Ferrari. Questo vuol dire che ha disattivato l'ERS e che quindi rientra addirittura ai box. Quindi esita ancora la Fuidex, non vuole far segnare questo suo primo giro lanciato, ecco che mancano comunque 8 minuti al termine, è trascorsa più di metà di una qualifica, diciamo che ha tutto il tempo comunque per poter registrare un tempo valido, ecco che però magari più tempo aspetterà, più crescerà anche la pressione sulle sue spalle per mettere a segno una prestazione, lui che comunque abbiamo detto può essere uno dei papabili per l'ottenimento del tempo più veloce in qualifica. Bandiera gialla, nel frattempo ci deve essere stato qualche problema, probabilmente qualcuno che si è girato oppure semplicemente qualcuno che è finito fuori pista per non intralciare qualcuno nel giro veloce. Le qualifiche sono soprattutto fatte anche da questo, bisogna badare un po' quelle che potrebbero essere le insidie disseminate lungo il tracciato, perché i piloti sono veramente al limite, cercano di limare in ogni dove possibile per far sì che anche un distacco irrisorio vada a loro favore sotto la bandiera a scacchi. Intanto sia Daniele Play che Lele Salva sono in un giro lanciato, quindi Ed arriva a 16.9, dunque guaia solamente 9 millesimi superiore al tempo fatto sigare ieri in qualifica, dunque sono molto molto vicine le prestazioni tra i vari piloti. Attendiamo allora il transito di Lele Salva prima e poi di Daniele Play. Lele Salva che si trova a livello della chicane in questo istante ed è seguito a ruota proprio dallo stesso pilota Mercedes, rientra Lele Salva, dunque abortisce il suo tentativo e abortisce anche Daniele Play, dunque entrambi vanno ai box e rifiutano, non vanno a passare sotto il traguardo perché forse siano anche forti di non essere in linea con quello che era il tempo fatto sigare in precedenza da loro e forse anche il tempo fatto sigare proprio pochi istanti fa da Dede. Giuseppe Federic, Flaminio e Raffo Edex che ci riprovano. Raffo, appunto, come ha detto prima, non ha ancora un tempo cronometrato e avrà sicuramente un po' di pressione adesso perché non manca tanto. E allora andiamolo a seguire questa volta Raffo Edex. Ci abbiamo provato già in precedenza, non è andata bene. Vediamo adesso se riuscirà a regalarci qualcosa di migliore il pilota della Ferrari. Attendiamo il suo primo riscontro sul primo settore. Ricordiamo che è ancora in outlap, quindi ha bisogno di ulteriori momenti d'attesa per vedere quello che sarà la sua prestazione. Ultime waves per lui, si trova nel rettilineo opposto a quello di partenza, a quello che conduce poi alla 10, e adesso questi ultimi 30-40 secondi prima di scoprire la verità per Raffo Edex, che sta aspettando questo primo riferimento ed è importante per lui mettere subito a segno un tempo, anche se non eccesso come cronometro, deve essere in grado di far sigare un giro lanciato almeno in modo tale da poter partire comunque da una posizione che non sia la 15ª, poi in un successivo tentativo potrebbe anche tentare tutto per tutto per la pole position. Intanto si lancia proprio in questo momento il pilota Ferrari.
Tu vedi altri piloti in un giro, Ale? Ma guarda, al momento vedo tanti piloti ai box in realtà, probabilmente stanno tutti quanti aspettando per far sì che la pista sia al massimo negli ultimi minuti. Si sta migliorando più che altro, scusatemi, si è migliorato Flaminio, che è andato a chiudere il giro in 1.17.7, si è portato... no, è rimasto a settima posizione ancora. Raffoidex intanto... Sempre in linea con i tempi dei primi. Sono tutti lì, è veramente una questione di millesimi. Dunque Raffo ha fatto bene finalmente a uscire, questo giro dovrà essere portato a termine per forza per lui, a meno che non voglia veramente rischiare tutto per tutto con un crono affannato alla fine, ma che potrebbe veramente mettere a rischio la sua posizione di partenza. Comunque anche lui nell'ultimo tratto di pista, mentre viene esposta una bandiera gialla nel primo settore, probabilmente un pilota che è uscito fuori pista per lasciare sì che altri... Fuxia P2, Raffo Idex, scusami, Fuxia P2, 29-1 nel secondo settore. Vola la Ferrari. Arriva sul traguardo, attenzione. E si migliora, anzi, prende la pole, 1.16.809. Lo dicevamo che stava per arrivare, poteva essere lui l'uomo ad arrivare, così è stato. Un decimo e mezzo vantato su Dede, il suo primo inseguitore. Dede che adesso sarà chiamato a rispondere a tutto il tempo a sua disposizione, 4 minuti e mezzo prima dell'esposizione della bandiera a scacchi. Quindi anche lui avrà le sue chance e l'avrà di nuovo Raffo Idex, perché c'è tempo per far siglare un altro tempo cronometrato. Mentre abbiamo Lele Salva attualmente in quarta posizione, si trova al livello del 5, si sta migliorando anche lui di un decimo e mezzo. E infatti sì, è Fuxia nel primo settore, 21.962, il primo pilota a scendere sotto i 22 secondi nel primo intertempo. Attendiamo il suo riscontro all'interno del T2, quello fondamentale, quello che presenta la Kamsa, quella che potrebbe essere la curva che può dare di più al pilota, che può ricompensare meglio i rischi presi. Aziona adesso il DRS, anzi no, non lo apre, vedo che non ha azionato il DRS il pilota Red Bull, non so se sia un bug grafico o quant'altro. Comunque non mi sembra di aver visto dalla mobile spalancarsi sulla vettura di Lele Salva. Si è abortito perché lo vediamo anche dall'onboard che sta andando molto piano. 38 il suo T2, decisamente fuori linea rispetto a quanto aveva fatto in precedenza. Mentre Mike Mai adesso 12esimo, si sta migliorando di oltre un decimo anche lui nel primo intertempo. Quindi abbiamo diversi piloti in pista, nonostante manchino 3 minuti e 20 alla fine delle qualifiche. Skoda pericolosamente in uscita dalla 5, il compagno di squadra di Raffo Idex che si invola verso la 7-8, qui molto critico, abbiamo visto un pilota prima perdere il controllo del suo monoposto, lui invece ce la fa in maniera piuttosto agiata e si invola per il secondo rettilineo presente su questo tracciato. Lui sì che spalanca il DRS per riuscire a ridurre quello che è l'attrito dell'area e quindi guadagnare chilometri orari, si invola verso la 10, abbiamo visto una vettura lì davanti a sé ma è abbastanza lontana, quindi non dovrebbe soffrire nemmeno di area sporca, che su queste vetture è visibilmente limitata rispetto a quanto non fosse gli anni precedenti. Arriva la Europe Car, la 13, 14, 15 tutte in sequenza per poi involarsi sulla 16 da percorrere in pieno senza nemmeno pensarci ad alzare il piede dal gas, e sicuramente il rettilineo può dirci quella che sarà la prestazione di Mike Mai, che si traduce in un primo 17.236, oltre mezzo secondo di miglioramento, e si piazza in quarta posizione poco tempo dietro a Daniel Play. Molti piloti stanno iniziando ad uscire, ma la maggior parte rimangono ancora ai box. Attenzione perché potrebbe esserci tanto traffico e non so se tutti quanti riusciranno a prendere il giusto spazio per il giro veloce. Credo che tu abbia ragione, temo veramente una congestione del tracciato spagnolo in l'ultimo tentativo. Ricordiamo che comunque il circuito del Montmeló non è particolarmente lungo, i piloti dovranno essere saggi e molto bravi nel sapersi spartire le varie zone della pista e non ostacolarsi l'un l'altro. Ovviamente chi beneficerà in maniera migliore di quest'ultimo tentativo e chi parte in prima posizione, che non avrà traffico, però frutterà meno quello che sarà poi il futuro miglioramento della pista, magari anche ipotetiche scie, anche se comunque lo riprendiamo in un tracciato come questo dove si ha un medio carico aerodinamico tendente all'alto e praticamente un circuito in cui la downforce la fa da regina, l'utilizzo della scia di una vettura davanti a sé non è proprio un vantaggio così netto sulla carta. Si è lanciato Daniele Play intanto. Attenzione anche alle bandiere gialle, perché sappiamo essere un tema, soprattutto su questa pista, molto insidiosa per le vetture e potrebbe dare tantissimi problemi a chi invece si trova indietro nello schieramento, potrebbe permettere di non far segnare un tempo molto veloce in realtà.
Intanto Dede, che credo si fosse rilanciato, è andato in testa a coda, si stava peggiorando di pochi centesimi rispetto a quello che era stato il suo tempo precedente. Alla fine, a livello da lotto, un'altra volta, ha perso il controllo della sua as e si è ritrovato a fronteggiare il senso contrario della pista, mentre sono usciti tutti, con Daniele Play virtualmente terzo in questo istante, che è transitato anche lui dopo la fotocellula che determina la fine del primo settore. Non è stato ostacolato dalla presenza di Dede all'esterno della pista, si sta migliorando anche lui di oltre un decimo e mezzo a livello della 10, dunque sarà lui il primo pilota a darci un riferimento su quello se sarà un miglioramento rispetto alla sua prestazione, se riuscirà ad insidiare la pole position attualmente nelle mani della Ferrari di Raffo Idex, che anche lui è sceso in pista, che anche lui si trova in un giro lanciato, bandiere gialle esposte nell'ultima sezione della pista, non vediamo quella che è la vettura coinvolta, quindi la tramutiamo come tutto a posto, tutto in dene, si migliora a seconda posizione di 12 millesimi alle spalle di Raffo Idex, veramente nulla, i distacchi sono molto molto ristretti tra i vari piloti, un gruppo molto compatto, mentre Raffo Idex, anche lui adesso a livello della 8, 34 millesimi nel T1, vedremo se riuscirà a ripetersi anche all'interno del secondo settore, mentre Dede, come abbiamo visto, non potrà migliorarsi. Teniamo d'occhio invece Mike Maia, anche lui in lizza per la pole position, che però prende bandiera, rimane semplicemente quarto, dunque non riesce a migliorare la sua casella di partenza. Un Alpine si sposta per far passare Raffo Idex, entrato di fatto nel T3, davanti a sé una vettura che speriamo si sposterà, infatti così non dovrebbe aver ostacolato l'arrembaggio di quello che è il pilota Ferrari, che percorre per l'ultima volta all'interno di queste sessioni di qualificazione la chicane, scoda leggermente anche in uscita, forse è andato un po' troppo sul dissensore esterno e ora si lancia per il rettilineo lunghissimo, un primo 16.707 valevole per la pole position, rifila un decimo e 20 a Daniele Play, che allora si deve accontentare di questa seconda posizione in definitiva, mentre Dede può anche ritenersi abbastanza fortunato a chiudere in terza casella. Sì, Dede che è riuscito a non prendere la bandiera a scacchi per un paio di secondi, però purtroppo la batteria era abbastanza scarica, quindi questo giro non sarà un granché. Attendiamo allora anche l'arrivo del Sevo, attualmente in nona posizione, 54 millesimi che paga rispetto al suo crono precedente, vedremo se riuscirà a migliorarsi, decimo in questo istante, non si migliora, 24 millesimi sopra il suo tempo, mentre Fleming, anche lui che ci viene dato in un giro valido, purtroppo ha abortito virtualmente questo suo tentativo, perché credo vittima di un errore, ha accumulato un ritardo di oltre 10 secondi rispetto alla sua precedente prestazione, quindi qualifiche concluse anche per il pilota McLaren, però rimane ancora in lotta Tartaruga, attualmente quindicesimo. Sappiamo che il pilota dell'Aston Martin si sta migliorando di 3,5 decimi, quindi un miglioramento anche abbastanza significativo che potrebbe fargli fare un balzo in avanti, anche se lui è l'unico pilota ad aver fatto siglare un 19 in questa qualifica. Non si migliora. Ho visto male, mi dava un miglioramento nel T2 abbastanza netto, poi nel T3 deve essere successo qualcosa che non abbiamo visto, quindi Tartaruga rimane quindicesimo, ma la pole position, la buona notizia è per Raffo Idex, che seppur ha avuto qualche piccola incomprensione nelle prime fasi di questa qualifica che non gli ha permesso di mettere subito a segno un crono, alla fine è riuscito nel suo intento di partire davanti a tutti, di fianco a sé avrà la Mercedes di Daniele Play, dunque vedremo una vecchia rivalità Ferrari contro Mercedes, mentre Dede comunque, l'abbiamo detto, abbastanza fortunato a rimanere in terza posizione nonostante l'errore nell'ultimo tentativo. Chi invece è molto in difficoltà è stato Flaminio, pilota master l'anno scorso, arrivato dietro a tanti piloti che invece nella scorsa stagione hanno partecipato o alla Pro o addirittura alla Sport, per non dire. Invece Lewis abbastanza bene, 12esimo, ricordiamo l'anno scorso in Prime, 17.8, a un decimo da Flaminio, che direi abbastanza bene, dai. Abbastanza bene, se consideriamo comunque che i primi 8 piloti, anzi i primi 9 piloti facciamo, sono tutti nel giro di 6 decimi. Togliamo il decimo rifilato da Raffo Idex a Daniele Play, praticamente un gruppo abbastanza compatto dalla seconda posizione in poi, nel giro di mezzo secondo ci sono un bel po' di piloti, quindi promette bene anche per la gara, dove le strategie sicuramente giocheranno un ruolo discriminante, potranno aprirci diversi scenari da considerare durante quello che sarà l'evento principale di questa sera, una 100% lo ricordiamo, quindi 66 giri da percorrere sul tracciato spagnolo, non ci sarà la safety car, un Flaminio un filo deludente in qualifica, forse ha usato troppo oggi nei festeggiamenti del suo compleanno e dunque cogliamo anche l'occasione per fare gli auguri a Luca, che va ai 32 anni, si può dire questo, si può dire, raggiunge quota 32, quindi facciamo gli auguri al nostro amatissimo Fleming. Ale, invece dimmi un po' te, che
impressioni hai sulla gara? Cosa ti aspetti di vedere da questa pre-season? Ricordiamo, non è ancora iniziato il campionato, è un modo per valutare quelle che sono le prestazioni dei piloti, per vedere anche un po' quello che ci aspetta su questo nuovo gioco. Dimmi un po' invece quelle che sono le tue aspettative, visto che comunque ieri abbiamo già avuto una prima gara, è vero che era al 50%, oggi la distanza è raddoppiata, però possiamo già tracciare una specie di schema su quelle che possono essere gli avvenimenti che ci faranno compagnia quest'oggi. Ma guarda, ho visto un midfield abbastanza compresso in realtà. Questo vuol dire che probabilmente vedremo una bella lotta nel centrogruppo, tempi molto vicini in qualifica. Vediamo se questo farà sì che ci saranno anche tante lotte in gara. Speriamo veramente in una grande lotta, perché con queste vetture abbiamo visto che si riesce anche a duellare in maniera molto più accesa, dei duelli senza esclusione di colpi, anche in dei punti in cui prima sarebbe stato impossibile azzardare una manovra, azzardare un sorpasso, una staccata. Quindi questo fa anche ben sperare per quanto riguarda lo spettacolo. Poi il talento qui non manca, nella 100% ovviamente debuttano i piloti che derivano dalla Pro, dalla Master, come hai detto tu, prendendo l'esempio di Flaminio, quindi di certo loro sapranno regalarci dello spettacolo. E quindi non vediamo l'ora che inizi questa seconda gara della pre-season del Formula Italian Team sul tracciato spagnolo. Ricordiamo i primi tre, Rafał Ilicz in pole position su Ferrari, seguito da Daniele Blei, Mercedes, mentre terza posizione Dede. Lele Salva, quarto, l'anno scorso si è dimostrato un osso duro sul giro secco, il pilota che oggi veste la monoposto del team austriaco, ovviamente parliamo della Red Bull. Oggi invece è apparso un po' più nel secondo piano, non è riuscito ad incidere forse come eravamo abituati a vederlo. Vedremo se verrà fuori in gara, credo proprio di sì, perché comunque l'anno scorso ha tenuto a bada ossi duri anche come Fabio il surname, per fare giusto un nome. Ci aspettiamo grandi cose da Lele Salva. Intanto è iniziato il giro di formazione che con queste vetture diventa ancora più fondamentale, perché lo ricordiamo anche nel gioco, la temperatura delle gomme, camminare sotto le termocoperte, è settata a 70 gradi e non più a temperature più elevate come l'anno scorso, quindi è di fondamentale importanza riuscire a portare nella giusta finestra di utilizzo i pneumatici. Tra l'altro noto diverse strategie tra Rafał Ilicz che monta media, Daniele Blei che monta la soft. In generale vedo tante soft e tante gomme hard, addirittura gomme hard per Lele Salva, Poz Luca e per Flaminio, che probabilmente tenteranno di fare uno stint un pochino più lungo inizio gara. La hard in partenza posso considerarla, posso dire che è una scelta veramente audace, Ale. Mi sembra veramente un rischio enorme. Questi piloti dovranno veramente soffrire e stringere i denti nelle prime fasi di gara, perché l'hard necessita ovviamente di più tempo per essere partata nell'esatta temperatura, mentre Daniele Blei sceglie di partire molto aggressivo con una soft, tenta di bruciare subito in partenza Rafał Ilicz e prendersi il comando della gara, poi però con la soft o vai sulla hard, non so se arrivi alla fine, non credo che arrivi in ottime condizioni alla fine, oppure fai soft, media soft. Poi ricordando anche quello che mi dicevi tu prima di iniziare la live, su questo gioco hai a disposizione una media e una hard in gara, dimmi se sbaglio. Esattamente, esattamente. Quindi ultime curve da percorrere anche nel giro di formazione, il gruppo è capitanato da Rafał Ilicz. Ricapitoliamo un po' quella che è la top 10, abbiamo già menzionato i primi 4, poi Poz Luca su Alfa Tauri occupa la quinta casella, sesta posizione invece per la seconda Ferrari di Mike Maia, anche lui su hard, settima invece Dario, l'anno scorso anche lui girava sulla Ferrari, oggi si accontenta dell'Alfa Tauri su media, media anche per Cartista, Marco Gano su Alpini invece, mentre chiude la top 10 il Sevo con la decisione della gomma morbida, la più prestazionale sulla carta. Hanno già occupato le loro caselle i primi piloti, dunque Poz Luca addirittura mi dà che è stato squalificato, credo che sia un bug anche per Marco Gano, forse hanno sbagliato il posizionamento sulla griglia di partenza, però voliamo in vetta al gruppone per vedere quando sarà l'accensione prima, lo spegnimento poi dei semafori. Si accendono in questo momento i semafori, attendiamo allora qualche istante, è istante che arriva in questo momento, si spengono, parte allora la pre-season del gruppo A con Rafał Ilicz che sembra aver raggiunto un ottimo spunto, così come anche Daniele Blei che riesce a far valere la scelta della soft e insidia subito all'interno Rafał Ilicz, che allora sarà costretto a percorrere la traiettoria più favorevole. Infatti arrivano appaiati in staccata, ma passa poi il pilota Mercedes sfruttando ovviamente una mescola molto più prestazionale in questa fase, ma non ci stava Rafał Ilicz, che allora cerca di prendere il retroterreno della Mercedes davanti a sé, riproporsi qui in fondo a curva 4, molto difficile, un punto che di certo non favorisce sorpassi, non si fa nemmeno vedere, allora insegue per questa fase Rafał Ilicz, mentre Dette conserva la sua terza posizione, Daniele Blei forse un po' lungo qui in uscita dalla 4, si difende in maniera preventiva alla 5, non riesce a trovare il giusto spiraglio Rafał Ilicz, che allora ancora una volta si deve accontentare di questa seconda posizione, un gruppo che mi sembra essere scivolato via in maniera abbastanza tranquilla, non ho visto particolari contatti, Ale. No, non vedo danni all'ala, purtroppo partenza problematica per Giuseppe, che è rimasto fermo sulla sua piazzola, intanto Sevo si ritira,
il primo ritiro di questo Gran Premio, vediamo detriti anche Lopeschi, detriti in mezzo alla pista, eccola qui una McLaren di Fit Flaminio che vinta con praticamente l'alettone anteriore completamente rimosso, sicuramente dovrà fare una visita ovviamente all'interno della pit lane, probabilmente è stato anche Flaminio uno dei protagonisti del contatto venuto con il Sebo, mentre lì davanti Daniele Play continua a condurre il gruppo nonostante abbia questa gomma soft, adesso l'avere percorso semplicemente un giro ha permesso a Rafuidex di rimanere comunque all'interno del secondo e poter usufruire della scia che comunque aiuta comunque a raggiungere chilometri orari aggiuntivi, però non è più incisiva come gli scorsi anni, di certo comunque è sempre un vantaggio per il pilota che insegue. Sarà poi da approfondire quello che è successo a Flaminio e il contatto che poi ha coinvolto anche Lopez e Sebo, perché è stato veramente rovinoso, abbiamo visto detriti, pezzi di alettoni all'interno della pista e che possono rappresentare un vero pericolo per queste vetture, magari se qualcuno non dovesse vedere e transitarci sopra, ecco che potrebbe riportare anche delle forature, mentre vediamo subito come si è spaccato il gruppo. I primi tre vanno, sono tutti nella scia e nella zona di DRS l'uno dell'altro, DRS che verrà abilitato dall'inizio del giro successivo, mentre le Hard di Lele Salva, ovviamente in virtù della qualità e della maggiore longevità di queste gomme, necessitano di un warm up migliore e già paga un secondo e sei dai primi tre. In difficoltà anche Posluca e Cartista, probabilmente sono stati coinvolti nell'incidente insieme a Flaminio, Lope e il Sebo, in quanto li vedo molto indietro rispetto a Giuseppe Federic che in partenza, come stavo dicendo prima, è rimasto fermo, probabilmente non gli è entrata la marcia e ha perso tantissimo tempo. Posluca addirittura partiva quinto e lo troviamo in undicesima posizione. Come dici tu, sicuramente deve essere stato coinvolto in qualche dinamica non particolarmente chiara, che adesso non avremo ovviamente modo di rivedere, però di certo non una delle sue migliori partenze, adesso deve ricostruire la sua gara. Purtroppo il montaggio di questa gomma hard rende anche un po' più complicate quelle che sono le ambizioni di rimonta di Posluca, mentre il giro veloce che viene siglato adesso, credo forse da Daniele Play, non ho visto in una maniera abbastanza rapida la grafica, sì. È stato invece abilitato il DRS. Il buon Simone Fracchiola, il nostro SDM, ci conferma appunto quello che è la migliore prestazione in gara del pilota Mercedes, che è riuscito a rompere il muro del secondo e dunque reconfinare le sue spalle definitivamente a Rafuidex, che però non può essere dello stesso avviso, infatti Ted è a mezzo secondo dal retrotreno della rossa di Maranello che lo precede, quindi potrebbe rappresentare una minaccia imminente per quella che è il mantenimento della seconda posizione da parte di Raffo, che allora dovrà iniziare a guardare con un po' più di frequenza i suoi specchietti retrovisori, mentre Lele Salva continua quello che è il suo trend di perdita, ma del resto ci aspettavamo un inizio gara simile al pilota della Red Bull. Adesso il suo distacco cresce a 2,5 secondi, ha perso praticamente un secondo nel corso dell'ultimo giro Lele. Sta faticando perché avendo la gomma hard difficilmente riesce ad avere competizione dei primi tre che stanno andando via, e c'è anche Marco Gano che adesso potrebbe tentare l'attacco perché è molto minaccioso, guardate quanto si fa sotto qui, molto incollato, molto incollato. Ma si avvicina tantissimo in ingresso, wow, Marco Gano, molto più grip. Credo che adesso prova il sorpasso Marco Gano sfruttando anche il DRS, una migliore trazione, un'uscita dalla 15, poi soprattutto dalla 16, ovviamente Lele Salva non può spalancare l'ala, non si difende nemmeno, sa che la sua gara adesso è questa, deve riuscire a resistere e perdere meno tempo possibile, mentre Gano invece è cosciente del rischio che si deve prendere e della manovra che deve affrontare in maniera obbligata su Lele Salva, infatti così in un sorpasso abbastanza agevole quello del pilota Alpine, che può anche godere del fatto che Dario non è riuscito a replicare la stessa manovra, dunque milita ancora alle spalle di Lele Salva e questo è oro colato per Gano, che può tentare di andare via, di cercare di mettere un po' di gap tra sé e Lele in modo tale che quando Dario dovesse riuscire poi a sorpassare il pilota Red Bull, Gano abbia un po' di cuscinetto da gestire. Attenzione, bandiera gialla, c'è stato un contatto probabilmente con Tartaruga che si è girata, ha perso parecchie posizioni e con mi sembra Giuseppe Federic. È successo anche qualcos'altro perché Daniele Play vantava un vantaggio di 1,3 secondi, adesso è 4 decimi di distanza Rafuidex, quindi ha perso tutto quello che era il gap accumulato nelle ultime tornate. Daniele Play che adesso si vede sotto attacco dal pilota Ferrari che vuole riprendersi ciò che gli appartiene, ciò che ha conquistato in qualifica, facendo siglare la miglior prestazione all'interno di quella prova. Un po' più tardato anche Ted, che non sembra essere riuscito a sfruttare il momento leggermente negativo da parte del pilota Mercedes, che adesso è veramente marchiato stretto da parte di Raffo, che potrà spalancare
sottare per la prima volta in questa gara sul DRS. Vedremo allora quella che sarà la velocità sul dritto della Ferrari. Si difende in maniera piuttosto aggressiva. Daniele Frey si porta tutto sulla porzione destra della pista, non vuole dare riferimenti, non vuole dare vantaggi a Fuidex, che si avvicina in maniera inesorabile, tenta la staccata qui, no, riesce comunque a far rimanere davanti Daniele Frey, non vuole affondare l'attacco in questa circostanza. Forse leggermente ingannato anche il pilota Mercedes, che stava per staccare ancora più tardi rispetto a quanto non facesse Fuidex. Alla fine è riuscito a mantenere alla corda la sua macchina, concedendo comunque anche lo spazio all'interno per la vettura di Raffo, che però non ha voluto insidiare, non ha voluto affondare la manovra. Allora rimane ancora una volta in seconda posizione. Diciamo che il punto di sorpasso prediletto ovviamente è quello che viene rappresentato la curva 1, anche perché il rettilineo che porta la 10 è ovviamente di dimensioni minori, e i piloti adesso, anche in virtù del nuovo layout, non hanno più quel sorpasso che era più agevole negli anni scorsi. Sì, nel frattempo 22-3 per Daniele Frey contro il 21-6 che è stato il suo giro più veloce, quindi di sicuro la gomma sta già iniziando a calare. Queste potrebbero essere veramente le brutte notizie in casa Mercedes, che pensavano che questa gomma ovviamente potesse coprirli per un po' più di tempo. Credo che la finestra di pit stop per questo tipo di gomma soft sia intorno al 10º-15º giro, stimo, valutando un po' quella che è la durata della media, altrimenti si andrebbe veramente fuori linea e si rischierebbe di effettuare ancora una sosta in più e di rovinare quello che potrebbe essere un piano prestabilito. Scena che si ripete anche questo giro, con Daniele Frey che si porta tutto a destra per impedire di approfittare della traiettoria migliore a Fuidex, che ancora come giro precedente sembra essere un po' troppo attardato e non poter tentare la staccata, e infatti così rimane ancora alle spalle, così come anche Dead, che è riuscito però a recuperare qualche decimo importante nei confronti del pilota che lo precede. Dunque si è ricompattato in maniera definitiva il gruppo dei primi tre, e intanto anche Dario è riuscito a sopravanzare Lele Salva, che adesso è stato appena sverniciato dall'Alfa Tauri. Dunque duello intestino tra la casa di Faenza e la vettura austriaca. Ripetiamo che l'Alfa Tauri ovviamente è il team satellite della Red Bull, in questo caso ovviamente non ci sono state controversie, con un Dario che può vantare un passo nettamente superiore a quello di Lele Salva in questa fase, quindi è riuscito a raggiungere la quinta posizione con un Marco Gauno che però nel frattempo, come dicevamo, ha saputo sfruttare la sua posizione di vantaggio e ha portato il distacco con Dario. 2 secondi e 3, mentre vengono esposte le bandiere gialle nel secondo settore, ma non vedo nessun pilota che perde posizioni, quindi credo che sia una cosa provvisoria, non vedo nulla di particolare, correggetemi se sbaglio. Occhio intanto là davanti, perché c'era Fuidex che sta pressando Daniele in una maniera pazzesca, è veramente incollato, era un decimo dal pilota della Mercedes, e anche Dead anche sta spingendo. Pilota Ferrari che tra l'altro ha molto più batteria rispetto a quello Mercedes. Vediamo se deciderà di usarla tutta in questo momento. È un po' più distante rispetto al giro precedente qui la Fuidex, che vuole prendersi tutta la schiena, nonostante Daniele Frey continui a spostarsi per evitare di far avvicinare troppo il pilota Ferrari, che si fa vedere all'ultimo all'interno. Non viene traviato, non viene ingannato in questa frangente Daniele Frey, che si mantiene freddo e mantiene anche la corda, la linea di gara, quella più conveniente. Esce ancora davanti dopo la 3. Si muovono verso la 4. Scusami, vai. Intanto Dario si è fatto passare da Lele Salva. Non so se magari adesso Lele sta incominciando a dare ritmo. Attenzione, bandiera gialla nel T3. Tista? Sì, cartista. Cartista alla 16, e che è andato in testa a coda, credo, all'uscita della chicane, forse un po' troppo aggressivo sui cordoli, mentre molto aggressivo adesso Fuidex negli scarichi della Mercedes di Daniele Frey. In arrivo alla 9, adesso sono molto molto vicini, 2 decimi a separare la vetta di questa gara dalla seconda posizione. Sembra essere uscito in maniera molto più vantaggiosa qui Fuidex, che si fa vedere all'esterno, non tenta la staccata, molto difficile qui il sorpasso. Si era difeso in maniera preventiva Daniele Frey, ma incrocia in uscita Raffo. Non c'è spazio qui per 2 vetture, non ci deve assolutamente pensare, deve invece preparare l'uscita dalla 15 e poi successivamente la 16, che non rappresenta più una curva per questi piloti, in quanto viene percorsa praticamente con l'acceleratore completamente spalancato. In arriva ancora una volta qui la 13, la 14 e la 15. Qua è necessario godere di un'ottima trazione per poter poi sfruttare i chilometri orari pesanti in fondo al dritto. Ancora una volta manovra che si replica dopo giro, con Daniele Frey che si porta tutto a destra, quasi a toccare quello che è il segnapunti delle posizioni dei piloti. Qui ancora una volta è troppo lontano con la Raffo Idex, deve forse erogare più batteria, deve riuscire a spremere quello che è tutto il suo ers se vuole passare Daniele Frey, perché non è detto comunque che il pilota Ferrari in questa fase voglia sopravanzare il pilota Mercedes, e magari cerca di fare anche una miglior gestione degli pneumatici in questo momento della gara, proprio per sfruttare nel momento in cui Daniele Frey rientra dai box questo vantaggio accumulato e riuscire a dare lo strappo definitivo. Molto intelligente infatti Raffo Idex, probabilmente sta risparmiando le gomme, proprio come hai detto te. Noto che utilizza molto poco la batteria, mentre Daniele utilizza molto di più, e in tutto questo Raffo Idex ci guadagna, prima di tutto perché Dead non può superarlo,
e secondo perché Daniele Play alla fine è su un'altra strategia e non ha senso passarlo per poi mettersi a battagliare. E chi ci sta guadagnando, scusatemi, è Marco Ganu, perché si sta avvicinando adesso a 2-2 da questa battaglia, sta veramente guadagnando tantissimo sui primi tre che in questo momento si stanno disturbando da un paio di giri. Si è andato a profilare anche un altro gruppetto, un trio abbastanza interessante, Lele Salva in quinta posizione fino poi a Miche Mai in settima casella. Ovviamente la Gomard di Lele ancora forse non è così competitiva, si traina dietro i due piloti, l'uno con gomma media mentre Miche Mai anche lui sempre con la gomma bianca, ma in questo frangente Miche Mai sembra troppo lontano, mentre sul retino principale adesso che Raffo Idex rompe gli indugi, è uscito forse molto meglio dalla 16, si fa all'esterno, si è difeso ancora una volta dalle replay, qua comunque dà lo spazio nella frettata più vantaggiosa allo stesso Raffo Idex, che dunque ha concesso quella che poteva essere la permanenza del pilota Mercedes al suo interno, alla fine riesce a spuntarla, si mette davanti, si mette al comando della gara, la Pazzola da cui aveva ottenuto il via e anche Ted sembra essere intenzionato a passare di qui a breve, lo stesso Daniele Play che forse potrebbe aver accusato o un calo di prestazioni o aver commesso un errore abbastanza grave che poi ha comunque portato alla perdita della leadership di questo Gran Premio. Adesso le gomme soft si fanno sentire, è normale che Daniele in questo momento faticherà, però probabilmente avendo uno come Raffo Idex davanti può essere di traino, adesso vediamo in queste tornate come si comporterà il pilota Mercedes. Gomma soft che invece non sembra essere tanto consumata per Lewis, che supera Giuseppe Federic su media, vediamo adesso se riuscirà a scappare per cercare di avvicinarsi il più possibile di Miche Mai, che però dista 11 secondi e 8. E Ganu, come diceva il buon Sdem, continua ad accumulare decimi preziosi, 1,7 il distacco in questa nona tornata delle 66 previste, adesso probabilmente magari inizierà a guadagnare meno anche perché Raffo Idex ha iniziato a spingere come si deve, quasi 9 decimi accumulati di vantaggio nei confronti di Daniele Play che per poco non veniva escluso dal DRS, adesso però è ancora in grado di spalancare l'ala, dunque ci mette una pezza su questo rettilineo di partenza, si riavvicina sensibilmente, però dovrà stare attento alla percorrenza di questo giro perché se dovesse perdere qualche decimo di troppo, ecco che Ted lì dietro non si farebbe pregare due volte pur di passarlo, quindi tensione alle stelle adesso per Daniele Play, non solo perché ha perso il comando della gara, ma perché potrebbe perdere anche la seconda posizione in pista, però ricordiamo che la strategia del pilota Mercedes prevede un andamento di gara differente rispetto a quello di Raffo e di Ted. Attenzione perché anche il gruppo di Lele Salva si sta avvicinando, se per Daniele Play potrebbe essere che anche il gruppo di Lele Salva si sta avvicinando, potrebbe per Daniele Play, sta comunque continuando a perdere nei confronti di Raffo, 7 decimi in arrivo alla Camsa, la fine del T2 è situato proprio dopo questo rettilineo, adesso sembra comunque aver guadagnato ovviamente in virtù dell'utilizzo del DRS, ma la vera indicazione ci verrà fornita proprio in questa zona del tracciato dove dicevamo prima nella fase di qualifica il grip meccanico, quindi sospensioni della vettura vanno ad incidere un po' di più e dove la gomma dunque deve dare tutta la sua prestazione, infatti lo vediamo come il distacco continui a salire tra Daniele Play e Raffo Idex, adesso è piombato al di sopra del secondo, dunque per la prima volta in questa gara Daniele Play non potrà utilizzare il DRS per difendersi da Ted che allora si avvicina, lui invece sì che può spalancare l'ala e lo sorpassa in maniera piuttosto agevole sul rettilineo, addirittura si rimette sulla traiettoria di gara prima di affrontare la frenata di curva 1 e allora riconquista in maniera abbastanza solida la seconda posizione e sì che adesso potremo vedere anche un duello per la prima casella di questo Gran Premio tra Ted e Raffo Idex, difatti è lo stesso pilota Haas, milita intorno ai 7 decimi di distacco rispetto al pilota Ferrari. Ale, dimmi te, giusto per sfruttiamo questo momento di relativa calma tra i piloti, visto che comunque non c'è nessuno in battaglia in questa fase che potrebbe comunque affondare le manovre. Secondo te, quando è che dovrebbe fermarsi Daniele Play? Qual è la sua finestra di pit stop più o meno? Credo che tra 4, 5, 6 giri dovrà rientrare, anche perché appunto adesso bisogna capire se riuscirà a mantenere il DRS di Ted e per quanto riuscirà a tenerlo. Come detto prima, Ganu e Lele Salva si stanno avvicinando abbastanza velocemente e se il pilota del Mercedes dovesse perdere il DRS sarebbe un bel problema.
Gunn lo vediamo adesso lì, comunque lui intravede la sagoma, credo che sia entrato, no ok, ho visto per sbaglio un'illusione ottica, sembrava la vettura di Daniel Perry entrare in box, mentre Dead Sigl giro veloce, un primo 21.526, quella che è la migliore prestazione in gara appartenente al pilota dell'Haas. Gunn, dicevamo, vede Daniel Play lì davanti, inizia a rendersi più nitida quella che sono le linee della W13, vettura che si distingue non solo per la sua particolare colorazione, ma proprio per una marcata differenza in quella che è proprio la fisionomia della monoposto. Gunn che però ha dato dei segnali di arresto rispetto a quello che era la sua ribalta, era sceso a 1.7, adesso è risalito a 2.3 di ritardo rispetto ai piloti che lo precedono, con un con Daniel Play che comunque tiene botta almeno per il momento e rimane nella zona di RS di Dead, che a sua volta viene trainato da Rafoides, quindi comunque il pilota Mercedes è ancora in gioco in questo momento. Ovviamente questo è un vantaggio per lui, perché in questa fase sappiamo che sta accusando un drop della gomma e che quindi tutti i momenti in cui rimarrà vicino ai primi due sono decisamente a suo vantaggio, perché non va a perdere più terreno di quanto non dovrebbe. Io direi di molto bravo, infatti vorrei infatti a tenere il distacco 7 decimi. Non mi aspettavo che sarebbe riuscito per così tanto tempo, invece avrà DRS anche per questo giro e Marco Gunn rimane lì. Io penserei che Daniele non stesse pensando di fare anche due soste, rossa, gialla, gialla, mentre gli altri dovrebbero mettere la bianca. Potrebbe essere rossa, anche... gialla, gialla, che non si può fare rossa, gialla, gialla, semmai rossa, rossa e poi non lo so, o la gialla, la sì, media, scusate, ma sì, purtroppo... sì, è vero. Perché soft media puoi arrivare al traguardo, secondo voi? Si può arrivare, sì, però sì, in più condizioni. Ci si arriva bene? Ci si arriva assolutamente bene, però ci vai un po' a perdere, secondo me. Però comunque bisogna vedere, perché può anche darsi che magari vedremo un Daniele Play che farà una certa strategia alla Magico Sonic, che ieri sera l'abbiamo visto partire con la soft, farsi 10 giri con la soft e poi montare la bianca per arrivare fino in fondo, che non è una strategia assolutamente sbagliata, però comunque ne paga poi un po' con la rossa. Credo che però adesso la rossa stia alzando bandiera bianca, un secondo e uno di distacco da Dead. Alla fine il momento della verità è arrivato, adesso Daniel Pei sta accusando in maniera abbastanza sensibile quello che è il calo di prestazioni della sua gomma soft, è salito sopra il secondo, continua a perdere terreno rispetto ai due piloti davanti a sé, mentre bandiere gialle nel settore 2 e nel settore 3, ma anche in questo caso non vedo nessun pilota che sia fuori pista, che comunque perda posizione rispetto ai rivali, quindi un allarme momentaneo. Daniel Pei, dicevamo, ha perso ulteriore terreno, 1-2 il distacco prima del T3, 1-5 sul traguardo, quindi altri 3 decimi persi nell'ultima sezione del tracciato, mentre Dead rimane con un segugio in agguato alle spalle della Ferrari, di Rafoides, che non riesce a scappare, non riesce a mettere metri e secondi necessari tra sé e la seconda posizione, quindi anche lui deve sempre stare in guardia, deve essere sempre freddo e preciso nel non commettere errori, non dare occasioni per poter tentare l'affondo nei confronti di un Dead che in qualifica ha commesso qualche errore, credo per due volte si sia girato alla 7 e alla 8, ma fino ad ora in gara si sta dimostrando veramente un predatore affamato e che non vede l'ora di poter affondare e mettere le mani sulla Ferrari di Rafoides. Viene Play che, come previsto, crolla con Marco Gunn che si avvicina ma non così tanto, quindi comunque bravo Daniele a mantenere una certa distanza. Molto bravo Daniele a mantenere comunque Gunn in un modo che non possa rendersi pericoloso, anche se adesso sta calando in maniera abbastanza rapida il distacco, ma un delle salva che comunque è sprofondato a 3 secondi 1, ma si mantiene in ogni caso davanti a Dario. Dario che prima era riuscito a sorpassarlo, poi c'era stato quello scambio di posizioni che citavi, ma dopo quell'avvenimento Dario non è più riuscito a rimettersi davanti a delle salva, segno che forse questa gomma arda, mamma mia che rischio qui scodata in arrivo alla 14. Pita Daniele, rientra allora il pilota Mercedes che inaugura allora il Barcel del pit stop, primo pilota a fermarsi in questa gara, nessuno lo segue per il momento, gomma gialla, ovviamente come poteva essere auspicabile, e allora credo che per lo stint finale andrà sulla gomma soft, non credo ci siano grossi dubbi per quanto riguarda la strategia del pilota Mercedes, che rientrerà in settima posizione, temo, perché Lewis è comunque abbastanza distante, è appena uscito adesso dalla 16, quindi l'ultima curva si è appena immesso nel rettilineo principale, ma Daniel Play è agevolmente davanti con un distacco di 6 secondi e mezzo circa rispetto a Mike Mai, quindi anche strada libera per poter portare in temperature pneumatici e per poter esprimere al meglio anche il proprio passo. Sì, interessante anche perché
Bisogna vedere adesso il passo di Daniele Play, che diciamo con la rossa non ha dato quello strappo in più che pensavamo di vedere subito. Se, secondo me ha avuto un po' di difficoltà, perché ricordiamo che lui viene anche da una, due stagioni al 50%, una in Prime League e una seconda in Sport League. Si è fatto qualche giro, cioè si è fatto qualche gara l'anno scorso in Master come wildcard, però secondo me deve fare ancora abbastanza esperienza, quindi secondo me non è riuscito a dare quel gap con la rossa, probabilmente per poca fiducia. Questo non lo sappiamo, però adesso vediamo il ritmo con la gialla. Poteva essere comunque una buona strategia quella di partire su gomma rossa, di certo sapevi in anticipo di dover rientrare prima degli altri, che avresti accusato un crollo delle prestazioni in maniera anticipata rispetto ai tuoi rivali, ma era una decisione che in partenza avrebbe potuto premiarti, infatti è stato così, è riuscito a prendersi la prima posizione, poi però il problema, come hai detto tu Simo, che non è riuscito a mettere quel secondo che gli era necessario tra sé e Rafuides o Dede, a seconda di chi era davanti in quella fase di gara, quindi ha poi stato succube del ritmo impresso da coloro che avevano a gomma media, quindi si trova adesso ad aver fatto il pit stop e essere rientrato in settima posizione con 5 secondi e mezzo di ritardo rispetto a Mike Mai. Dunque un distacco, un gap che sta calando ovviamente in maniera piuttosto rapida e ripida, perché lo stesso Daniele Play può vantare delle gomme medie nuove contro delle gomme hard che hanno già 15 giri sulle proprie spalle. È vero che non è un degrado enorme su questo tipo di mescola, però ovviamente rispetto a una media fresca c'è sempre un bel divario. Nel frattempo strategia opposta per Tartaruga, che era anche lui su soft, lui però opta per le hard. Vediamo quale delle due strategie andrà meglio, lo scopriremo soltanto alla fine. Hard di Tartaruga, quindi lui forse pensa addirittura di arrivare in fondo con questa gomma? Immagino di sì. Potrebbe essere un pilota da seguire, anche perché effettivamente, considerando che tutti coloro davanti a sé dovranno effettuare un pit stop, ecco che lui guadagnerebbe via via posizione, adesso anche relativamente strada libera 4 secondi rispetto a un Flaminio che però anche lui, come coloro con gomma media, rientreranno all'incirca intorno al 25esimo giro per poi concludere la loro gara sulla hard, quindi potrebbe avere la giusta finestra, mentre arriva Daniele Play che allora fa valere la forza e la freschezza. Scusate, continuate pure voi per un attimo. Sì, un Daniele Play che nel frattempo guadagna anche abbastanza tempo su Mike Mai. 3 secondi e 7 il distacco. Secondo te Sdem avrà difficoltà nel passarlo? Comunque vedo che non ha una batteria tanto carica. Ma non avrà tanta fatica, avrà sicuramente tanto grip, sicuro. Perché è una gomma nuova, una gomma più prestazionale. Adesso vedremo quando arriverà, se riuscirà a passarlo, ma secondo me sarà abbastanza agevole il sorpasso. C'è da dire che comunque vedremo poi quando arriverà la gomma se sarebbe. Intanto comunque là davanti, io vedo ancora là davanti che Rafuides e Dede continuano in imperterriti a girare sempre sullo stesso ritmo. Sanno che la gara è lunga, sanno che mancano ancora tantissimi giri alla fine e non ha senso lottare adesso, vorrebbe dire perdere tantissimo tempo su Marco Gano in primis, ma anche su Daniele, che appunto con questa sosta sta guadagnando tanto tempo con giro verso giro veloce. Vedremo se e quando uno dei due deciderà di o entrare in box oppure di tirare un pochino il ritmo per cercare di aumentare un pochino il distacco su Marco Gano e su Daniele. Abbiamo visto intanto in diretta la scodata di Dead in uscita di curva 3, curva abbastanza, diciamo, killer, possiamo dire così, per molti piloti, perché basta un attimo che perdi il posteriore. Intanto è entrato ai box Lewis per montare la gomma gialla, anche lui stessa strategia di Daniele Play, rossa, gialla e rossa poi nel finale. Sì, gomma di Lewis che è durata per 17 giri contro i 15 Daniele Play, quindi in questo momento Lewis avrà una gomma più fresca di 2 giri rispetto al pilota Mercedes. Lewis che rientra dietro Cartista di un paio di secondi, ma adesso dovrà riscaldare i nuovi pneumatici. Nel frattempo Tartaruga non mi sembra ancora essere riuscito a far entrare in temperatura le hard. Vedo un distacco che ancora aumenta su Flaminio. Vediamo se tra qualche giro il trend si invertirà, mentre là davanti, come al solito, Ted incollato negli scarichi di Rafuides. Intanto sono tornato, sono sopravvissuto a quello che era un attentato alla mia salute.
Scusate per il momento di confusione, vari suoni. E riprendiamo la gara con, come dicevi tu, un Raffaele Sedede ancora in battaglia e un Daniele Play che sta recuperando tantissimo terreno nei confronti di Mike Mai, adesso di poco sopra al secondo, il gap pagato dalla sesta posizione, quindi immagino che all'interno di questa prossima tornata Daniele Play sarà ormai a ridosso di Mike Mai e potrà ultimare anche il sorpasso. Ovviamente è fondamentale per il pilota Mercedes riuscire a completare la manovra nel minor tempo possibile in modo tale da non rendere vani gli sforzi dalla sosta anticipata e quindi riuscire a rappresentare una minaccia anche nelle fasi finali della gara. Mentre Dead, dopo una fase in cui era salito intorno ai 7-8 decimi di ritardo rispetto a Raffo, sembra essersi ricomposto e continuare ad insidiare in maniera abbastanza solida e concreta la prima posizione. Gano invece fa un pochino più di fatica rispetto ai 2-4-9 il distacco da Dette. Da notare quanto Daniele Play sia vicino, credo che ormai il sorpasso su Mike sia maturo. Assolutamente, veramente incollato, ma lo si vede dalla differenza gomma. Adesso sarà veramente facile per il pilota Mercedes passare Mike Mai. Vediamo chicane destra, si è uscito molto molto forte e infatti qua già è uscito a cannone, prende tutta la scia, passa all'interno, sorpasso molto facile. Adesso vedremo anche il ritmo con questa gomma gialla di Daniele Play. Sì che è vero che sono 5 giri, però è nuova, quindi vedremo, monitoreremo un attimo i suoi tempi e vedere un attimo se saranno tempi interessanti. E mai che proverà sicuramente a mantenere il DRS del pilota Mercedes, per quanto in realtà il pilota Ferrari si trova abbastanza nella terra di nessuno, in quanto Dario davanti si trova molto avanti e Giuseppe Federic si trova a 16 secondi e mezzo dal pilota della scuderia di Maranello. Quindi in questo momento gara in solitaria per Mike Mai, ma che probabilmente dopo le soste vedremo un pochino più in battaglia. C'è da dire una cosa anche molto interessante, che Dario, dopo essersi fatto passare da Lele Salva, è rimasto incollato per tutto questo tempo al posteriore della Red Bull di Lele Salva. È bello che hanno tutte e due lo stesso paritario. Attenzione Ganu! Ganu si è ritirato! Ma è andato a sbattere in un punto stranissimo Ganu, credo anche lui forse sia andato troppo sul distesore riposto all'esterno della chicane, testa coda e poi collisione con il muretto posto all'interno della corsia dei pit, un luogo abbastanza poco comune, non proprio di quelli che ti aspetti, un Ganu che deve allora concludere la sua gara, lui che stava guadagnando comunque virtualmente rispetto a quella che era la sosta di Daniele Play, alla fine deve arrendersi ad una collisione troppo severa, Dario, che va a metterla per la fine, mentre Dario, ci siamo su Lele Salva, sì. Lele Salva che allora viene relegato in quarta posizione, riesce alla fine il pilota Alfa Tauri a portarsi in terza casella dopo tantissimi giri, come hai detto tu, percorsi alle spalle della Red Bull, un fatto abbastanza insolito perché aveva comunque dimostrato di poterlo passare anche nelle fasi iniziali di gara. Credo che forse, spero che fosse anche un tentativo di gestione della gomma, di carburante e di quant'altro, anche se forse condotto con troppa fiducia e per troppo tempo, mentre Daniele Play come riferimento di passo gira sul 21 basso, 21.1, 22, 21 e 250, mentre davanti Raffo Idex gira sul 21.8, 21.9, quindi mediamente guadagna 6/7 decimi a giro che gli stanno permettendo di risalire mano a mano quello che è il distacco che lo vede attardato rispetto alla vetta, però ricordiamo che lo stesso Daniele Play dovrà effettuare un'altra sosta, quindi deve comunque guadagnare una distanza break abbastanza significativa rispetto a Raffo Idex e Red. Adesso il distacco tra loro è accumulato a più o meno di 20 secondi e 5, quindi quando effettueranno la sosta Raffo, Idex e Red saranno più o meno lì forse con Daniele Play. Assolutamente, mentre Fit Flaminio sembra aver ricucito il distacco con Leutz nonostante una gomma decisamente più usurata, 4 secondi che adesso diventano 3 nonostante 19 giri sulla gomma media, e vedremo il pilota McLaren dove riuscirà a piazzarsi nonostante la carambola iniziale che purtroppo non siamo riusciti a vedere. Sicuramente chiederemo nel post gara ai piloti cosa è successo, perché è raro vedere carambole così tanto accentuate, soprattutto se si tratta di piloti così tanto esperti come loro. Ricordiamo anche che il buon Luca Flaminio oggi, non so se l'avevamo già detto, è il suo compleanno, compie 32 anni, non so se l'avevamo già detto, però lo andiamo a ricordare. Fa bene ripetere. È bello. Esatto, fa bene ripetere. Esatto, ricordiamolo
che è un giorno molto speciale per il buon Luca Flaminio, che ricordiamo che è entrato nel FIT penso nel 2013, quindi quando era un giovincello. Sono quasi 10 anni che pilota ormai del FIT, e comunque speriamo di vederlo ancora tanti anni in pista con noi. Per ora però non un bel regalo di compleanno. Non per il momento no, ma vista l'assenza della safety car la vedo dura per il buon Luca riuscire a risalire il gruppo, guadagnare anche caselle importanti, comunque una vera e propria carriera agonistica per Flaminio all'interno del Formula Italian Team, entrato in circa quando era poco più di un ventenne fino ai 32 anni, veramente una grande e lunga e gloriosa permanenza qui all'interno del Formula Italian Team, e speriamo che possa essere altrettanto lunga in futuro, lui che è uno dei pilastri, delle chiavi importanti di questo team. Mentre la gara va avanti, 23esima tornata delle 66 previste, praticamente siamo all'interno, abbiamo appena ultimato il primo terzo di gara, gli mancano gli altri due terzi, quelli più succosi, quelli tutti da vivere. Abbiamo comunque delle gerarchie abbastanza nette davanti al comando, con Raf Willex in lotta perenne con un Dedde che adesso credo avrà anche rifornito la sua energia ibrida e potrà sfruttare un migliore stato anche della batteria in virtù della permanenza ormai a lungo alle spalle di Raf Willex. Però anche lui aspetta nell'affondare il sorpasso, vuoi per mancanza forse di passo o vuoi anche per una scelta strategica del pilota dell'AS, che vediamo aprire il DRS sul rettilineo del circuito del Montmeló, mentre lo salva dopo qualche giro percorso comunque a stretto contatto col posteriore dell'Alfa Tauri di Dario. Adesso ha alzato bandiera bianca e vanta un ritardo di 3 secondi e 7 rispetto al pilota che adesso occupa l'ultima casella del podio. No, non è che ha alzato la bandiera bianca, ma secondo me ha fatto un errore, perché l'avevo visto un attimo fa a 8 decimi, anzi a 9, anzi a 3 decimi, e ha girato adesso in 1:25.6, quindi sicuramente un errore, si sarà girato le salva e avrà perso quel distacco importante. Intanto 3 secondi per le salva. Sì, intanto errore 3 secondi per Cartista e bandiera gialla nel terzo settore. Forse Pozz Luca? Sì, che perde posizione su Cartista. Errore appunto di Le Salva, che ho visto andare, credo sia curva 10 e finito in ghiaia. Non ha perso tantissimo, ma di sicuro gli intralcerà il ritmo. Nel frattempo Marco Ganu si spiega in chat, come avevi giustamente ipotizzato, ha pizzicato il distrusore giallo all'ultima curva e purtroppo è arrivato il muro. Purtroppo per lui che comunque poteva ambire, credo, intorno alla quarta posizione, anche la terza, in fenomeni particolarmente favorevoli. Peccato per Marco Ganu che abbia concluso così anticipatamente la gara, però meglio nella pre-season che poi nella stagione effettiva. Lui che l'anno scorso si era conteso il titolo, aveva chiuso in seconda posizione il campionato della Pro League alle spalle di un Fabio di Sorneme veramente impeccabile, chirurgico, quindi un campionato di tutto rispetto condotto in maniera del tutto positiva, poi terminato anche con la nascita del figlio, quindi una gioia ben più grande rispetto a quell'ottenimento di titoli con virtuali. Quindi rinnoviamo anche gli auguri a Marco Ganu, che recentemente è diventato padre, mentre imperversa ancora una volta quella che è lo scontro che fino ad ora non è diventato effettivo, non si è concretizzato in pista tra Raf Willex e Red. L'unica battaglia che possiamo vedere è quella con i tempi, quella magari con la gestione dell'ERS e quant'altro, ma nulla di concreto. Forse Red non so se abbia il passo necessario per riuscire ad affondare su Raf Willex, però il fatto che rimanga per così tanto tempo nella zona di RS del pilota Ferrari forse promette un ipotetico duello nel finale. Voi cosa ne pensate? Ma in realtà vedo abbastanza in difficoltà dal punto di vista della batteria, perché è molto scarico, mentre Raf Willex la sta gestendo in maniera eccezionale. Detto che tra poco ci saranno i pit stop e vediamo se qualcuno dei due riuscirà a ottenere un vantaggio. Allora, per quanto riguarda, che ne so io conoscendo molto Raffo, lui è diciamo un mago nel gestire l'ERS, perché ha iniziato a gestire questa, cioè ha iniziato ad avere questa diciamo questa abilità di gestire l'ERS già dal 2020, perché ha sempre avuto l'ERS pieno, mentre invece Dedde fatica molto probabilmente nei settori guidati, perché ora Raffo è molto più carico e Dedde è più scarico sul dritto, quindi si fa un po' sotto e riesce a riguadagnare quei decimi importanti, oppure si sta sentendo l'usuramento delle gomme, perché ormai siamo a 25 giri, ma essendo che ovviamente Raffo e Dedde hanno la stessa parità di gomma, non ne ho idea. Comunque stanno girando tutti e due negli stessi tempi ancora.
Cioè, a dire che Dead sono 25 giri che gira in area sporca, quindi sicuramente questo fatto non fa bene alle coperture. Proprio questo mi fa pensare che Dead non abbia proprio il passo nell'ultimo settore, come diceva Slam, per poter poi rendersi pericoloso una volta azionato il DRS. Vediamo quanto sottosterzo abbia in più rispetto alla vettura di Lafuidex lì davanti. Quindi è proprio magari una scelta anche di setup, come ipotizzi tu, che rende un po' più complicata la vita a Dead, che però invece può sfruttare più velocità di bandiera punta gialla, attenzione ancora. Tartaruga, credo. Tartaruga, bravo, esatto. Che adesso è ultima posizione, Tartaruga che non è riuscito ad accendere queste gomme hard anche in precedenza, tralasciando questo piccolo errore, pagava comunque tanto terreno rispetto a Flaminio. Quindi una gara sicuramente per fare pratica per Tartaruga, che adesso chiude lo schieramento con 30 secondi di ritardo rispetto all'undicesima posizione. Però ovviamente questo sesta coda non fa bene alla sua prestazione odierna, mentre Lafuidex inizia la 27esima tornata come aveva iniziato nei precedenti, davanti a Dead. Un Dead che ancora una volta non è riuscito a rendersi pericoloso e ad impensierire in maniera abbastanza concreta il pilota Ferrari, che allora può continuare a gestire tranquillamente quelli che sono i suoi parametri di interesse in questa fase, quando si avvicina la finestra di stop. Ormai credo siano pochi giri a separarci dall'entrata ai box sia di Lafuidex e Dead e poi del resto del gruppo. Vedremo se sarà questa la tornata buona, perché immagino manchi veramente poco. Nel frattempo Leus si è attaccato a Cartista, mentre vedo il 3 secondi potru per Tartaruga, veramente in difficoltà. Leus è entrato in zona di RS, ha fatto un errorino nel terzo settore, pensavo potesse essere maturo il sorpasso, invece devo aspettare ancora un altro giro. Ricordiamo Leus, una strategia diversa, probabilmente, anzi sicuramente andrà su una strategia a due soste. Occhio Flaminio intanto che si propone quell'esterno nei confronti di Poz Luca, che dopo quel testa coda non è più riuscito a trovare prestazione. Flaminio riesce a passare all'esterno di curva 1 con una manovra veramente clamorosa del pilota McLaren, e riesce a riprendersi quello che potrebbe essere una soddisfazione personale in questa gara, che è stata molto sfortunata per lui. Ancora piuttosto vicino Poz Luca in arrivo alla 4, ma non può nulla contro Flaminio. Di certo erano abbastanza in mente a separare le due vetture, il due monoposto, quindi conduce ancora una volta in decima posizione il pilota McLaren, che allora porta a casa questo sorpasso veramente splendido. Intanto box Dead è messo l'hard, come diceva il buon Alessandro, e si è portato dietro a Daniele Play, quindi Daniele Play ha guadagnato qualcosina, però Daniele non credo che arrivi fino in fondo, dovrà di nuovo rifermarsi per mettere la soft. Attenzione al warm up della gomma hard, sappiamo essere molto difficile, soprattutto su questo circuito bisogna stare molto attenti a scaldarla bene e non commettere errori. Raffo potrebbe spingere al massimo in questo giro proprio per cercare di guadagnare un po' di margine e sbattere fuori il suo rivale dalla zona di RS. Qui sarà dura, perché questo qua è un buon undercut giocato da Dead, si trovava in zona di RS. Vero che quest'anno le coperture necessitano di più tempo per essere portate nella giusta finestra di utilizzo, e quindi Dead in questo giro potrebbe non guadagnare così tanto, però poi Raffo si troverà a parti invertite nella situazione di difficoltà di dover scaldare questo box giustamente per difendersi dall'undercut di Dead. Allora stiamo a vedere dove uscirà Raffo, sicuramente dietro a Daniele Play, che vanta un vantaggio considerevole, 5 secondi rispetto a Dead. Daniele Play che si è mantenuto sempre sul passo del 21 basso, guadagnava in maniera costante 5 decimi a giro rispetto al 2 di testa. Dead che adesso si trova alla 15, deve ancora percorrere la 16 con la farfalla spalancata, abbandonato da poco la piazzola dei box tra Fidex, che toglie il limitatore in questo momento, transita la Red Bull di Lele Salva, transita la Red Mercedes del buon Daniele Play, e lì dietro vediamo fare capolino un Aston Martin, ma non di certo l'As di Dead, che allora rimane in quarta posizione, distanziato di 3 secondi e 4. Mamma mia, deve essere stato un outlap veramente tormentato quello del pilota As, che ha perso un'eternità. L'avevamo visto nei confronti di Daniele Play, ma mai avremmo immaginato di vedere un gap così ampio a favore di Lafuidex una volta che entrambi avessero effettuato la sosta. Più che altro ha spinto molto Lafuidex durante il giro di rientro, infatti 3 secondi è il gap che è riuscito a colmare, che è riuscito a creare. Vediamo se in questo giro invece sarà lui a perdere del tempo sul pilota della Haas. Più che altro è stato anche vittima delle gomme fredde Dead, per cui anche ha perso un pochino lì. Raffa ovviamente, essendo che è entrato subito dopo, avendo ancora le gomme gialle un po' più calde, gli ha costretto, cioè gli ha permesso di allungare ancora un pochino di più, visto che Dead doveva riscaldare le gomme. E quindi attenzione, dietro a Raffo si è girato Tartaruga, l'abbiamo visto in diretta praticamente nell'ultima curva, sì, si è girato Tartaruga.
un testacoda piuttosto brutto, anche perché è andato a impattare con la porzione anteriore della sua monoposto contro il muro, quindi sicuramente lì è l'altone da cambiare in maniera praticamente totale in toto. Una gara da ricostruire per Tartaruga, una gara da dimenticare. Sicuramente farà esperienza, come abbiamo detto in precedenza, sarà tutto in meglio nelle prossime gare, una volta che avrà comunque capito e al meglio queste Formula 1 22, queste nuove monoposto di un concetto totalmente rinnovato. Ovviamente anche il gareggiare senza alcun aiuto rende tutto più complicato, mentre lì davanti abbiamo un primo scoglio per Daniele Play. Si è sempre dimostrato molto pronto nel sorpassare coloro che si frapponevano tra sé e la sua rimonta personale, ovvero non ha perso tempo con i sorpassi precedenti, mentre ormai è da credo più di un giro alle spalle di Lele Salva, da poco è entrato all'interno della zona di RS, che vediamo adesso spalancarsi sul rettilineo del circuito di Montmeló, che porta poi a curva 10. Credo che la manovra verrà ultimata in fondo invece a quello che è il tratto che porta a curva 1, però qui ha perso qualcosa dal replay, anche perché Lele Salva delle gomme hard ormai usate da ben 29 giri, quindi non hanno più uno stato di forma piuttosto prestazionale come lo erano all'inizio, ma lo vediamo anche dalla percorrenza della chicane, dove Daniele Play mangia letteralmente decimi su decimi nei confronti della Red Bull, che è in difesa lì davanti, in preda ad una Mercedes che torna ormai a sfoggiare una forma completamente rinnovata con questo concetto no sidepods. Ma nulla da fare per Lele Salva, che lascia sfilare la vettura di Daniele Play, che allora tira propria momentaneamente e virtualmente, lo ricordiamo perché dovrà effettuare un altro pit stop, della vetta di questa classifica, mentre il distacco tra Raf Widex e Redde è praticamente stabile. Zeppe Federic, che vedo con le gomme soft addirittura, quindi strategia media soft per il pilota Alfa Romeo. Vedremo se riuscirà ad avvicinarsi a Pozluca, probabilmente sì, la differenza di gomma è abissale. È strategia strana, sicuramente si dovrà fermare un'altra volta, ma molto all'attacco. Veramente tutta in avanti, come si direbbe in termini calcistici, vuole una trazione anteriore, ovvero che si spinge con l'attacco modo full send. Cosa? Lele, errore là davanti, ha perso distacco da Daniele e Raf Widex arriva. Tanto sottosterzo ancora per Lele Salva, che ormai credo abbia quasi spremuto queste gomme hard, anche se 30 giri sono comunque meno di quanto ci si aspetterebbe di fare, anche se Raf Widex e lo stesso Dede sono rientrati intorno al giro 27 giro 28, ovviamente l'uno consecutivamente all'altro in virtù proprio dell'undercut sfruttato dal pilota Haas. Decide di proseguire nuovamente Lele Salva, che vuoi per l'errore, vuoi per la differenza di prestazione offerta dai pneumatici, è piombato un secondo 8 di ritardo dalla vetta, mentre va a far siglare il giro veloce della gara su gomme medie. Non ho visto il pilota, perdonatemi, me lo sono dimenticato. Comunque abbiamo una nuova prestazione in gara. Sì, Raf Widex, che non dovrebbe avere troppi problemi a sopravanzare la Red Bull, che abbiamo visto molto in difficoltà. 31esimo giro è ancora presto per fermarsi per il pilota Red Bull, purtroppo dovrà ancora soffrire abbastanza su queste coperture. Ancora 10 giri per Lele Salva, probabilmente, essendo che Raf e Dede sono fatti 27 giri, non è così non è ancora così lunga a aspettare. Ci stiamo avvicinando, forse ancora 5 o 6 giri per Lele di sofferenza, per poi montare la gialla e fare il ritmo, perché adesso Raf Widex sta arrivando, Daniele se n'è andato, e quello che invece fa fatica è Dede, perché il distacco, a parte oltre all'errore che ha fatto prima, è diventato adesso a 3 secondi e mezzo. Molto difficoltà ad Ed, infatti non riesco a spiegarmelo. Con la gomma media si trovava molto più a suo agio, riusciva a mantenere il ritmo più o meno di Raf Widex, però come dicevamo prima non riusciva mai ad affondare il vero e proprio tentativo di sorpasso, e forse questo poteva essere una prima avvisaglia del passo leggermente superiore che poteva offrire Raf Widex nei confronti di Ed. Intanto Raf adesso prova su Lele Salva, che come ha fatto in precedenza su Daniele Play nemmeno si difende, allora approfitta addirittura della traiettoria di gara in arrivo a curva 1 Raf Widex, che si riporta davanti in seconda posizione a suoi 2 secondi e mezzo di ritardo dalla vetta complessiva della gara, nel momento nelle mani di Daniele Play, però solamente al momento, perché come abbiamo detto dovrà effettuare un'altra sosta. Ho visto anche quelli che sono stati i tempi messi a segno da Raf e da Dede e sono veramente simili, ragazzi, girano praticamente uguali, ma questa sosta, la decisione di undercut da parte di Dede non ha pagato e poi si è tradotta in questo distacco che è cresciuto in maniera esponenziale, forse anche inaspettata da parte nostra. Assolutamente, per quanto si vedeva che Dede era un pochino impiccato
sta utilizzando tante risorse per rimanere incollato al posteriore di Raffo Ilex, che appena ha avuto l'opportunità è scappato, e adesso vediamo se invece Dede riuscirà ad accendere le gomme hard e a provare a riprendere il pilota Ferrari. E credo che Raffo Ilex stia andando anche per il giro veloce, ovviamente con l'aiuto del DRS che ha sfruttato sul retino principale. A proposito, parlando di giri veloci, Flaminio sigla un primo 23, decisamente un riferimento piuttosto basso rispetto a quello che abbiamo visto finora. Giravano sul 21.1, 21.0. Raffo Ilex transita adesso sul traguardo, ma non credo abbia battuto quello che è il giro veloce di Luca Flaminio. Veramente una prestazione sensazionale, si migliora di 5 decimi, quindi comunque elimina in maniera piuttosto considerevole il 21.0 fatto siglare in precedenza. Scende anche lui sui 20, però non eguaglia la prestazione del pilota che oggi corre con la McLaren. Intanto, assolutamente no. Intanto volevo dirvi che adesso Raffo Ilex sta man mano guadagnando su Daniel Play. Adesso il distacco è da 2.3. 2.2 incomincia a rosicchiare qualcosina il pilota Ferrari sul pilota Mercedes. E invece per quanto riguarda ancora Dead, che sta ancora perdendo addirittura 3.9 da Lele Salva, considerando che Lele ha 33 giri e Dead a 6 giri di gomma nuova. Una situazione veramente da approfondire quella di Dead. Sembra che con questo tipo di mescola non si trovi a suo agio. Offre sicuramente meno grip e forse paga un po' di sottosterzo indotta da questa gomma hard. Eppure lui comunque effettivamente ci sta, perché è magari un po' più scarico, quindi fa più fatica, credo, correggetemi se sbaglio, a portare in temperatura le gomme rispetto a quanto magari non faccia lo stesso Raffo Ilex. Flaminio intanto on fire, letteralmente giro veloce su giro veloce, un altro decimo tolto dalla sua precedente prestazione, che era comunque valevole per la migliore prestazione in gara. Se fossimo nel campionato ovviamente gli varrebbe un punto in più, credo, ma ovviamente trattandosi della pre-season, Flaminio si dovrà accontentare semplicemente di aver battuto tutti su quello che era la velocità sul circo secco, ovviamente all'interno del Gran Premio. Delle Salva che comunque mantiene abbastanza vicino a Raffo Ilex, non perde così tanto come ci aspettavamo, circa 3 decimi a giro. Intanto bandiere gialle esposte del T2 e si Flaminio. Tratta di Flaminio. Wow, forse ancora una volta cercava di fare il giro veloce e alla fine l'ha pagato il suo tentativo. Ne abbiamo parlato troppo bene, purtroppo è arrivato questo errore che purtroppo di nuovo lo fa precipitare in classifica. Quindi certo un esordio nel 2022 per Flaminio non di certo rosio. Intanto il Bonsdam ci fa una piccola confessione in chat e manifesta tutta la sua pressione nel dover gestire la regia dietro il Formula Italian Team. Quindi uno Sdam visibilmente oggi molto Ci sta, assolutamente, quindi veramente molto complesso, lo diciamo anche la data, è veramente molto complesso stare lì dietro, gestire con camere, non camere, app, quindi ci sono molte cose da tenere d'occhio. Più lui sta anche commentando, sta anche offrendo degli spunti tecnici, quindi il duro lavoro raddoppia, quindi veramente un ottimo lavoro quello comunque stai svolgendo fino ad ora, veramente ottimo. Torniamo sulla gara, 35esimo giro, siamo ormai arrivati alla metà del Gran Premio, l'abbiamo anche oltrepassata e credo che forse Lele Salva tornerà nei prossimi giri. Adesso ha appena transitato il punto di entrata della pit lane, forse sarà la prossima tornata quella che segnerà l'ingresso per il cambio gomme da parte di Lele Salva, perché comunque portando un minor carico di carburante, dunque un minoro sforzo esercitato sui pneumatici da parte della monoposto durante la percorrenza delle varie curve, Lele Salva potrebbe far durare di più eventualmente queste gomme medie. Devo dire che non sta perdendo neanche tanto tempo da Raffo Ilex, quindi in realtà pensavamo fosse molto più in difficoltà, ma a dir la verità sta tenendo un ottimo passo. Chi sta perdendo secondo me è Raffo Ilex, ragazzi, perché in questo momento a 2 secondi e 7, quando prima era 2 secondi e 4 da Daniele Play, perché Daniele Play in questo momento l'ultimo giro ha fatto 1.20.8 con questa gomma media, mentre invece Raffo Ilex ha girato 21.0. Hai ragione, ma si mantiene piuttosto costante. Raffo Ilex è 21.0, 21.0, mentre Daniele Play comunque, nonostante abbia una gomma media abbastanza usurata, ha delle prestazioni migliori rispetto a quella Ferrari, che però forse vuole essere ancora una volta dolce con la sua batteria. Sa che può gestire perché Daniele Play deve fare un'altra sosta, però c'è da tenere d'occhio Lele Salva comunque, perché adesso lui su gomma hard, ma per il resto della gara sarà su media, dunque avrà un vantaggio di mescola che non riesco al momento a quantificare in delta time. Credo si aggiri intorno ai 6 decimi più o meno, non so se voi avete dei riferimenti più affidabili e più precisi rispetto ai miei, però Lele Salva guadagnerà nella successiva fase del Gran Premio una volta che avrà cambiato le gomme, e se il suo passo dovesse dimostrarsi comunque piuttosto competitivo, perché adesso sta reggendo bene la botta rispetto ai piloti che lo precedono, ecco che lui potrebbe comunque ritornare a lottare per le posizioni che contano.
guardando anche i tempi di Dead, il pilota Haas ancora fa molta fatica, 21.5 l'ultimo passaggio per Dead, e non si spiega comunque questo andamento del pilota Haas, o che magari si trovava bene perché prima aveva praticamente il traino di Raffo, oppure non si spiega questo motivo, anche perché anche Raffo non sta guadagnando ancora da Daniele, cioè ci sono dei momenti in cui fa elastico, fa 2.6, 2.5, adesso è 2.7, 2.8, sta, non so, o è la gomma bianca che non si trovano i due piloti, oppure è strano perché Daniele Play sta andando bene. Abbiamo visto come hard molte difficoltà sempre, anche nei primi giri, quindi non vorrei che, come dice Sdem, non sia la gomma di gara e che invece la strategia di Daniele Play possa essere quella vincente, chi lo sa. Io mi associo alla teoria cospirazionista di Giovi, in cui afferma che la media, come l'anno scorso, si conferma la miglior gomma da gara, quella che comunque offre un ottimo compromesso, molto più vantaggioso della hard, in rapporto durata-prestazioni, anche perché lo stiamo vedendo adesso, Daniele Play, che prima si la giocava, è vero che aveva una gomma soft, comunque aveva un passo anche simile a quello che era la Foidex, ed Eddie adesso vanta invece un vantaggio di prestazioni rispetto proprio ai suoi rivali precedenti, quindi è molto ambigua la situazione e credo che la gomma media fosse quella da scegliere, almeno per il momento, e vediamo, magari adesso si apre qualche altro colpo di scena, Rafidex ed Ed ci sbalordiscono, però la vedo molto molto remota questa ipotesi, credo invece che Daniel Day, partendo con la soft, montando quella media e successivamente rimontando la soft, potrebbe aver fatto la decisione giusta. Adesso hanno girato praticamente identici i due piloti là davanti, perché hanno girato 28 tutte e due, mentre invece Dead continua a perdere, sta girando ancora sul 21 e 2. Intanto c'è stato un sorpasso, no, c'è dentro Pozzo Masluca e Box, sì. Masluca che va a effettuare la sosta e va a montare anche lui gomma hard, no, media, mi sono confuso, c'è stato lo scorrimento dei piloti con Cartista che è su gomma hard, dunque gomma gialla per Pozluca che rientra in undicesima posizione proprio alle spalle, credo, di Rafuidex, infatti intravediamo la Red Bull di Lele Salva alle sue spalle, Lele Salva che comunque continua a limitare i danni, quindi si mantiene anche nel tempo questa tendenza della gomma hard a limitare, come è giusto che ci si aspetti, il proprio degrado, con Lele Salva che però indugia ancora una volta su quello che è il giro di rientro ai box. Ormai siamo arrivati praticamente alla 39esima tornata di questo Gran Premio e il pilota Red Bull è ancora in pista con i 7 di gomme che lo ha visto prendere il via in questa competizione, mentre Raffo costante 2.9 da Daniele Play, quindi un passo estremamente sovrapponibile quello dei primi due piloti in pista, mentre Dead anche lui dimostra di avere una certa consistenza nei risultati che porta, una situazione quasi di stallo potremmo definirla all'interno delle prime quattro posizioni, in cui non cambiano le distanze tra i piloti, non avvengono particolari colpi di scena, quindi tutto rimane così come era già qualche giro fa. Tanto Daniele ancora. Grande gara nel frattempo di Lewis da notare, su gomma media come dicevi tu, probabilmente la gomma da gara, settima posizione, si dovrà ancora fare una sosta, ma nel frattempo bandiera gialla, ancora tartaruga mi sa. Esatto, Aston Martin è sempre tartaruga che si trova a livello della 3, nella fase di uscita dalla 3, che adesso rientra e si riappropria del controllo della vettura e allora prosegue la sua gara. Intanto diamo anche una occhiata ai warning con Rafuidex, Dead e lo stesso Dario, gli unici tre piloti a non aver accumulato alcun tipo di avviso dalla direzione gara. Ovviamente questo è molto influente per Rafuidex e Dead, che in precedenza erano stati coinvolti in battaglia, adesso sono distanziati da parecchi secondi, mentre rientra anche Mickey Mai Box, era su gomma hard, monta la media il pilota Ferrari, rientrerà credo davanti a Lewis che è distanziato di ben 40 secondi rispetto al pilota che occupa la sesta posizione. Flaminio su Cartista nel frattempo sta cercando di tornare su il pilota McLaren dopo i vari problemi. Adesso ne arriva alla 10, si avvicina tantissimo, è staccata quasi da un bacio anche a quello che è il diffusore dell'Alfa Romeo lì davanti, Alfa Romeo che è stata amica alleata di Flaminio lo scorso anno e oggi la ritrova da rivale, da contendenti, con un Cartista che non riesce ad andare via, ovviamente la differenza tra le due mescole è abissale, lo vediamo come Flaminio letteralmente voglia quasi spingere Cartista all'interno delle curve perché deve portare molta meno velocità il pilota che precede la McLaren in questa fase, però adesso è incollato, ovviamente l'azione del DRS agevolerà la manovra di Flaminio che si affianca in maniera piuttosto netta prima di arrivare anche nella breaking zone di curva 1 e
come abbiamo visto fare già qualche volta questa sera, riesce poi anche ad impostare una traiettoria più convenzionale, più tradizionale, e allora dunque nelle box, finalmente ci siamo riusciti, nelle box media, come era ipotizzabile, anche lui dunque soddisfa il requisito di cambio mescola, rientrerà in quarta posizione credo davanti ad Ario, mentre vengono esposte le bandiere gialle nel primo e nel secondo settore. Doppiaggio. Era semplicemente un doppiaggio, quindi nulla da di cui preoccuparsi, tiriamo anche un sospiro di sollievo. Delle Salve rientrando in quinta posizione alla fine, alle spalle di Dario, di un soffio di credo forse un secondo, adesso che il distacco si stabilizza, dovrà ovviamente portare in temperatura le gomme, quindi accuserà ancora qualche decimo di ritardo in questo giro rispetto a Dario, poi però inizierà il trend positivo che vedrà guadagnare giro dopo giro, decimi su decimi, Delle Salve nei confronti proprio del pilota che è appena stato promosso in quarta posizione. Incredibile l'andamento di Daniele Play, 3.3 da Raffo Edex, 26 giri con questa gomma, e Raffo è incredibile, non riesce a guadagnare, o il pilota Ferrari praticamente si è messo in fase gestione di gomma per arrivare fino in fondo, perché magari sa che Daniele non potrà arrivare fino in fondo con questa gomma, oppure non ne ha, perché anche Dedde comunque non ha guadagnato tanto. Secondo me comunque sono o in fase gestione oppure non riescono a guidare questa gomma. Dando un'occhiata ai tempi, bandiera gialla, scusami, ancora bandiera gialla nel per Tartaruga. Dando un'occhiata ai tempi fatti siglare da Raff e da Daniele Play, vediamo che comunque il pilota Mercedes vanta ancora più prestazione. Leggermente, adesso il distacco si è assottigliato, sono 1-2 decimi che ballano tra Daniele e Raffo, però volgono sempre a favore della Mercedes, quindi potrebbe essere proprio questa gomma media che gradualmente, come ci si aspetta, perde prestazione, come giusto che sia, però con una velocità piuttosto ridotta e che la mantiene molto più competitiva di una hard, quindi una media usata è più comunque veloce di una hard nuova. È veramente qualcosa di clamoroso questa differenza di prestazione tra le gomme, che adesso va a favore di Daniele Play, che dal canto suo può tornare a casa con la consapevolezza di aver effettuato una strategia più adatta in questo momento rispetto a Raffo Edex, Daniele Play che poi andrà a montare gomma soft, come abbiamo detto, una gomma soft che durerà credo intorno ai 15-18 giri, credo. Ed è incredibile, come mamma mia, qui adesso l'uscita dalla chicane la stava per sbinnare. Ed è incredibile, stavo adesso dicendo che Daniele in questo momento si trova davanti la McLaren di Luca Flaminio, cioè si trova davanti Luca Flaminio per doppiarlo. È una cosa un po', diciamo, un po' strana per Daniele, che però comunque adesso sta comunque avendo ancora un gran passo, 3.5 il distacco da su Raffo Edex, quindi è incredibile. Può anche darsi che magari possa arrivare fin in fondo, non è detto sta cosa. Sto iniziando a temere che voglia fare una strategia di questo genere. Credo che per lui sarà veramente difficile, forse il rischio foratura. Intanto giro veloce per Lele Salva, batte anche il muro del 20, un primo 19.9, veramente di un soffio al di sotto di questo riferimento. Lele Salva che occupa ancora la quinta posizione ed è incollato ad Dario. Dario su gomme hard, sono 3 decimi che separano la quarta dalla quinta casella. Lele Salva anche abbastanza sfortunato nel non riuscire ad essere abbastanza vicino a Dario in fondo al rettilineo che porta a curva 1. Adesso deve percorrere tutta la 43esima tornata alle spalle del pilota Alfa Tauri. Qui andrà a perdere forse addirittura secondi preziosi a quelli che potrebbe essere una sua rimessa in gioco almeno per il podio. Molto vicino Lele, molto vicino, mamma mia Dario, ha rischiato talmente tanto di andare praticamente, mamma mia, sottosterzo pauroso da parte di Dario. Ci prova qua. Stacca più tardi Lele, può fare affidamento su queste gomme medie che ovviamente sono più fresche, non ci stava per un attimo lo stesso Dario che ha provato poi a un incrocio abbastanza disperato, adesso è riuscito poi ad appianare la quarta posizione Lele Salva, che avrà tutto da guadagnare, infatti ha già dato abbastanza metri di cuscinetto allo stesso Dario, che sicuramente inseguire avrà il DRS poi da portare verso curva 1, però credo che un nuovo tentativo da parte del pilota Alfa Tauri possa essere semplicemente dannoso per entrambi. 4 secondi Daniele Play da Raffo Edex, 4 secondi e 2, ora Raffo Edex ha fatto un errore oppure Daniele Play sta veramente martellando, perché il pilota della Mercedes non è riuscito ancora a superare Flaminio, però cioè sta avendo un andamento incredibile.
Non me lo so spiegare questo stimo, perché sto vedendo gli intertempi di Raffo, ha girato un 21.2, poi il giro 41 è riuscito a riscendere, a fare un primo 20.7, ma successivamente il 42esimo e 43esimo giro lo ha visto riproporsi a sestarsi su un 21.2, quindi a questo punto non mi viene neanche da credere che ci sia stato un errore così netto da parte di Raffo Idex, ma semplicemente sia questa gomma che proprio non vuole saperne, sì, perché... di andare. Perché Daniele sta girando sul l'ultimo giro ha fatto 20.7 e Raffo 21.2, due giri sul 21.2 Raffo Idex negli ultimi passaggi, e Daniele ancora continua. Sarebbe veramente curioso sapere quello che è il livello di usura di Daniele Play, perché il rischio foratura credo si abbia intorno all'80%, correggetemi se sbaglio, perché so che era stato cambiato quest'anno e non era più lo stesso delle versioni precedenti. Non lo so, non me lo ricordo con certezza, però ti posso dire anche che Daniele Play in questo momento ha segnato lo stesso, identico, preciso tempo che ha fatto nel giro precedente, 20.774 nel 43esimo giro, 20.774 nel 44esimo giro. O praticamente è andato in tilt qualcosa, oppure sta veramente andando a martello il pilota Mercedes. E sta tenendo il passo di Flaminio, che in questo momento c'ha anche le gomme soft un po' usurate da 13 giri, ma sta andando veramente alla stragrande, Daniele. 4 secondi e mezzo dalla Fuidex. E sai che ti dirò di più, Lele Salva ha montato queste gomme medie da 4 giri e sta girando adesso un secondo più veloce rispetto alla Fuidex ed Ed a tornata. Ovviamente questo riferimento andrà poi a chiudersi, diminuire mano a mano. Abbiamo perso però... Gallians, scusa, abbiamo perso Gallians in stanza, secondo me. Perché non so se ce lo sentiamo in su Discord, ma non credo. Non credo, no. Non da segnale di vita, forse tornerà, rimaniamo in attesa del rientro di Gallians. Però secondo me Lele Salva, non so bene se riuscirà a rientrare, ma potrebbe essere un'incognita da tenere in considerazione, perché quanto stiamo vedendo dalla gomma hard è di certo al di sotto delle aspettative, e invece questa gomma media si sta dimostrando veramente un'ottima risorsa. Quindi io voglio vedere quello che sarà il passo di Lele Salva nei prossimi giri e soprattutto quello che sarà l'andamento delle prestazioni di Raffo Idex ed Ed, che soffriranno di certo di meno degrado, però prima o poi anche loro alzeranno i tempi, e Raffo Idex lo ha già fatto per 2-3 tornate di fila, quindi potrebbero essere segnali preoccupanti di una gomma che non vuole proprio andare. Infatti 21.0 il giro 44 e 21 netto, diciamo così, il giro 45, non riesce più a scendere sotto il 21 Raffo Idex. No, allora in questo passaggio sì, è riuscito a fare il 21, tanto 3 secondi per Nick Mai, è riuscito a fare il 20.997, adesso si è migliorato nel secondo settore ma di pochissimi millesimi, mentre invece Daniele Play sta volando, perché adesso in questo passaggio ha segnato ancora una volta, si è migliorato ancora di pochi millesimi, 27.138 rispetto alla Foyer, che ha girato il 20.9. adesso vedremo il prossimo passaggio. E Daniele Play comunque continua a mantenere dei ritmi assurdi, solamente 54 millesimi superiore al suo miglior giro in gara, praticamente sta girando come un martello, è dal giro 38 che va a siglare 20.7, signori. Wow. Quindi sì. Veramente qualcosa di clamoroso per una gomma media che ha 32 giri percorsi già sulle sue spalle, quindi qualcosa di incredibile. Sarà adesso a 5 secondi in ritardo di Raffo Idex nei confronti della vetta, una tendenza che di certo non ci saremmo aspettati giunti a questo punto della gara, e che giro dopo giro continua a sorprenderci. Intanto abbiamo che Fit Flaminio si porta dietro di sé solamente un altro pilota, parliamo di Giuseppe Federic, che invece è su Alfa Romeo, però la vettura di Flaminio è in ghosting, quindi forse anche lui ha abbandonato la stanza o è in pausa, non so, dimmi tu se hai spunti migliori. Lui sta ancora guidando, hai ragione. E allora forse qualche piccolo bug che ci è stato confezionato giusto per la pre-season. E una situazione analoga a quella di Raffo Idex la vanta anche Dede, però lui riesce a scendere qualche volta anche sul 20 in maniera più netta rispetto a Raffo, diciamo è un po' meno costante nei tempi sul giro, però alla fine il risultato non cambia, quindi praticamente credo che possiamo appurare che sia il fatto di questa gomma bianca, la gomma spalla bianca, quella che ha tradito la Ferrari in Ungheria qualche settimana fa, sta tradendo oggi anche Raffo Idex ed Ed,
Sicuramente un'informazione molto utile per i campionati. I piloti stanno già avendo delle risposte piuttosto significative da quello che è il comportamento sia della vettura, sia di quanto possa essere importante l'ERS in queste nuove vetture di nuova concezione, sia di quanto questa gomma hard, come l'anno scorso, non voglia proprio dare prestazione. Assolutamente, assolutamente. E Lele Salva intanto continua a guadagnare anche lui. 12 secondi, erano 14 2-3 giri fa e adesso sono diventati 12. Mancano ancora 18 giri all'esposizione della bandiera scacchi, anche 19, facciamo 18 e mezzo per rendere tutti contenti, quindi una distanza di gara comunque abbastanza pronunciata, praticamente sono poco meno di 100 km, credo. Quindi diciamo che è ancora tutto aperto per il podio, perché con questa prestazione di Raf Widex e un Lele Salva che adesso si è portato per la prima volta sotto i 12 secondi, non mi sento assolutamente di tagliare fuori il pilota Red Bull dal podio, non me la sentivo qualche giro fa, e una volta che continua a percorrere tornata su tornata mi sento sempre più sicuro del futuro arrivo di Lele Salva, magari non proprio in zona DRS, magari non così vicino, ma potrebbe rientrare all'interno dei 2 secondi nei confronti della seconda e terza posizione. Quindi giusto questo per dare un piccolo riferimento ai nostri spettatori di quanto potrebbe rendersi pericoloso il pilota Red Bull nelle fasi successive di questo Gran Premio. Ma non so se sarà facile per Lele, perché 11 secondi in pochi giri, cioè dovrebbe guadagnare un secondo al giro su Dead, che non è una cosa difficile, considerando il fatto che Daniele sta girando praticamente sugli stessi tempi da quanti giri sono? 34? Perché dal giro 38, mamma, c'è anche una brutta novità, guarda cosa è successo al giro 47, ha fatto il suo miglior tempo in gara, mamma mia, 20.5, sta girando a martello, come direbbe Carlo Vanzini, hammer time. Sì, e con 32 giri sulla gomma ha fatto il suo miglior tempo in gara, quindi clamoroso, un Daniele Play che davamo forse anche un po' per sfacciato inizio gara, dopo aver montato la soft ed essere rientrato molto prima, aver perso così tanta prestazione, aver poca anche esperienza nel 100%, lui che ne ha sempre fatta a metà le gare, con una distanza di gara dimezzata, oggi invece si sta dimostrando veramente maturo, in primis con una strategia azzeccata sulla carta per ora, ma in secundis con un ritmo che comunque lo sta premiando e sta dimostrando, sta dando prova del fatto che Daniele Play quest'anno è maturo e pronto per disputare una gara a distanza completa proprio come nella realtà. Assolutamente, assolutamente. C'era da dire che Daniele è un ragazzo che con l'andare del tempo è cresciuto, attenzione scusa, in bandiera gialla, non credo che sia tartaruga. Ancora un doppiato. Ok. Ancora un doppiaggio. Eccolo qua Alessandro. Ok, tornato. Abbiamo recuperato anche Alessandro. Dicevo, la carriera, cioè la storia di Daniele Play, cioè la carriera che ha fatto, è iniziata praticamente 2 anni fa in Prime League, e mi ricordo che era sempre all'inizio nelle ultime posizioni, 12°, 13°. Poi verso la fine della stagione del 2020 ha iniziato a mostrarsi, no? Ad essere sempre nelle prime posizioni, a vincere anche qualche gara, e poi è passato in categoria superiore, ovvero in Sport League. Lì ovviamente è riuscito ad arrivare terzo in classifica, portandosi a casa 3 vittorie. Intanto entra anche ai box. Entra ai box Daniele Play. Allora quindi era questo che voleva Raf Widex, secondo me. Gestire la gomma, e anche Flamini è entrato ai box. Gomma rossa nuova. Per 16 giri credo che ce la possa fare Daniele a concludere la gara. Sì. Potrebbe anche uscire, ti posso dire, davanti a Lele Salva. Vediamo. Perché sta arrivando, vediamo, adesso sul dritto. Sta arrivando sul dritto Daniele Lele Salva. Daniele sta uscendo adesso con Flamino davanti. E invece Lele Salva rimane dietro. Però deve scaldare la gomma. Quindi vediamo. Però è una soft, quindi dovrebbe richiedere meno sforzo del previsto. Intanto Flaminio si fa da parte per far sì che poi possa transitare Daniele Play e dunque doppiare il pilota della McLaren. Nelle salve l'abbiamo visto spuntare una volta che Daniele aveva effettuato la 4 in secondo piano, il pilota della Red Bull. Adesso sarà necessario e fondamentale capire quello che è il ritmo espresso da questa soft. Ci aspettiamo ovviamente un vantaggio di almeno un secondo a giro rispetto ad Ed e a Raffo. Raffo che è in gestione rispetto al pilota in seconda posizione, però ha l'incognita del ritmo espresso da Daniele Play. 16 giri al termine,
sarebbe un secondo giro e quindi dovrebbe arrivare giusto al limite, ma credo sia troppo ambizioso e utopico aspettarsi un Daniele Play addirittura sul gradino più alto del podio, mentre magari qualche istante fa poteva essere più concreto. Adesso, dopo aver visto il reale gap effettivo dalla vetta, forse è qualcosa di troppo grande a cui pensare. Io ti dico, allora, la gomma soft durerà massimo 5-6 giri con la prestazione più alta, poi crollerà, poi inizierà a crollare, e quindi per Daniele sarà difficile. Certo è che comunque Dead e Rafoidex hanno girato praticamente sempre sul 21 e alto, e Daniele con una media usata da 13 giri, doppiamente usata rispetto a Rafoidex e Dead, ha girato sempre sul 20 e alto. Quindi vediamo se riuscirà il pilota Mercedes a recuperare, perché mancano ancora 14 giri alla fine. Però la vedo molto dura per Daniele riuscire a regontare. Se ci riesce, grande, gran complimento, cioè grande merito, un gran complimento. Sta guadagnando tanto, sta guadagnando tantissimo però. Su Dead sicuramente arriva, di questo ne sono certo. Bisogna vedere il trend, perché come dici tu Ale, sta guadagnando un'eternità. Il giro precedente era l'out, quindi doveva portare in temperatura le gomme. È bastato mezzo giro per riuscire a raggiungere la corretta finestra di utilizzo in virtù della maggior morbidezza delle gomme. Adesso sono perfettamente in temperatura, possono dare il 100%, soprattutto in questa fase, perché è il primo giro che viene condotto. Potrebbe addirittura prendersi il giro veloce della gara, perché ha molto meno carburante rispetto a quanto non lo avesse Lele Salva quando ha stampato il primo e 19, quindi potrebbe essere anche un candidato per la migliore prestazione in gara, lo stesso Daniele Play, che però non può sfruttare il DRS. Vediamo che adesso ha guadagnato oltre un secondo, infatti 19.0, riesce a fare il giro veloce della gara del 55 millesimi, non riesce ad abbattere il muro del 19, ma questo ci sta dando un grande, grande riferimento rispetto a quello che è il passo che può indicare adesso la gomma soft. E se ha guadagnato un secondo e mezzo, su Dead. Attenzione Tartaruga, di nuovo, si è girato all'ultima curva e rientra anche ai box il pilota Aston Martin. Non vorrei che pensasse a fare una specie di ritiro, perché sta andando molto piano. Tanto vi do anche l'intertempo dello stesso Daniele Play, molto simile il suo primo settore rispetto a quello del giro precedente, paga solamente un decimo di ritardo dalla sua migliore prestazione. Attenderemo poi il settore centrale e il T3 per scoprire poi quello che sarà il vantaggio complessivo guadagnato nei confronti di Dead. Adesso sono 6 secondi che paga dalla seconda piazza e non c'è attimo che questo cronometro scenda e non smetta di continuare a virare verso cifre e distanze più basse. Praticamente è una discesa continua, inesorabile, con un Daniele Play che si prende anche qualche rischio qui alla Europe Car, la curva 13, percorrendo molto sul cordolo e scodando con il posteriore. Nulla di grave per lui, perché riesce a mantenere il controllo della sua Mercedes. Per oggi fedele compagna, fedele alleata per quella che sarebbe una rimonta, una caccia all'uomo, una caccia Dead leggendaria. Comunque lui partiva secondo, concluderebbe nuovamente in seconda posizione alle spalle di un Rafoidex. 5-6 il distacco da tenere d'occhio al termine del 53esimo giro rispetto a Dead. Adesso addirittura 5-3, praticamente 4 decimi guadagnati in una sola curva, nelle prime due curve, curva 1 e curva 2. Qualcosa di veramente fantastico questa gomma soft rispetto alle hard di Dead e Rafoidex. E intanto ti volevo... Attenzione che Flaminio, Flaminio si è attaccato. Ti volevo dire che si sta portando in tandem Flaminio Daniele, questo non lo sa probabilmente, però cioè, è un bene non per lui ma per Flaminio intanto cercare di fare anche passo. E ti dirò anche che Rafoidex ha anche un avviso preso ovviamente al giro 49, e adesso ha incominciato, dopo che Daniele Play si è fermato, ha incominciato a girare sul 20 e mezzo, 23 la migliore prestazione. E anche Dead è la stessa cosa, adesso ha fatto un 21.3 Dead, quindi ha fatto un errore, perché nell'ultimo passaggio ha fatto 21.3, quindi ha perso qualcosina Dead. 4.4 invece li stacco in tempo reale tra Daniele Play e Dead, un altro secondo e mezzo guadagnato in questa 54esima tornata. Ormai veramente contiamo i giri che separano l'arrivo di Daniele Play al cospetto di Dead. Se continuerà a marcare questo passo, credo che intorno al giro 59-60 entrerà
definitivamente nella zona di DRS del pilota Haas, tenendo in considerazione anche quello che potrebbe essere un leggero drop della gomma rossa naturalmente montata sulla W13 di Daniele Play, che allora si sente motivato curva dopo curva sempre di più in quella che è la sua missione di ripescaggio, di ripresa rispetto a coloro che gli stanno davanti, dopo una strategia completamente diversa, una strategia azzardata che sulla carta avevamo dato per spacciata come poco conveniente, che alla fine invece si sta rivelando altrettanto insidiosa per Daniele Play. Ecco che sta andando a concretizzare quella che è una rimonta fantastica e leggendaria, dopo aver guadagnato con delle gomme medie vecchie di oltre 34-35 giri nei confronti di Raf Wiedeks ed Ed, che invece avevano delle gomme hard ben più fresche. Non si ferma qui quelle che sono le prodezze di un pilota Mercedes che oggi sta dando veramente il meglio di sé. E oggi di nuovo su cartista nel frattempo. Siamo su cartista che adesso si trova braccato da Leutz. Leutz con gomme soft praticamente super nuove, appena montate, e che sfruttando il DRS non si difende nemmeno cartista, lascia scoperto il suo fianco interno, alla fine però poi si rimette leggermente in traiettoria, l'allenta per far passare Dette, credo, e dunque consentire in maniera più agevole il doppiaggio. Veramente gran fair play da parte di cartista, che si dimostra anche molto attento a quello che gli succede intorno a sé. E vorrei spendere anche due parole per Dario, giusto per fornire una piccola chicca, semplicemente una piccolo aneddoto. Io mi ricordo una gara l'anno scorso a Jeddah sul bagnato in Pro League, già Jeddah sul bagnato potrebbe essere un ossimoro, eppure è successo, con un Dario che si era ritrovato, ovviamente complice l'espressione di un ottimo passo gara da parte dell'allora pilota Ferrari, a comandare il Gran Premio con aver accumulato credo 9-12 secondi di penalità. Oggi Dario non ha preso nemmeno un avviso, quindi mi fa dare l'impressione che questa... Esatto. Mi dà comunque l'impressione che questo inizio di stagione per il pilota, per Dario, che adesso occupa la quinta posizione, possa essere considerato positivo, anche perché abbiamo ottenuto, sembra, un miglioramento molto significativo per quanto riguarda la pulizia di guida e la raccolta di warning. Spero che questo segnale dato oggi non sia solamente un caso isolato e lo mantenga anche durante la stagione, perché ha dimostrato di avere un ottimo passo, di poter essere un'ottima spina del fianco per gli avversari, che quindi potrebbe regalare grandi sorprese. Mentre intanto bandiere gialle del distruttore. Leutz si gira e rompe l'ala, peccato perché stava facendo un garone. E in maniera analoga a Marco Gano, perché credo che la dinamica fosse stata la stessa, solo che Leutz ha impattato in maniera diversa rispetto al muretto, non è andato a collidere con la porzione anteriore della vettura, ma leggermente di sbiego, e quindi questo l'ha un po' tutelato rispetto a quello che sarebbe stato un ritiro praticamente dentro certo. Flaminio, mentre anche su Leutz l'ho passato anche in una posizione abbastanza difficile, perché lì basta un attimo perdere la macchina. Intanto Daniele, ragazzi, voglio dire Daniele 2-3. 2-3, hai detto bene, ha continuato a girare dal giro 52, quando ha fatto siglare il 19-0, che era il suo giro veloce, e ha girato costantemente in 19-4 praticamente, quindi un ritmo forsennato con questa gomma soft che ancora non dà segni di cedimento. 2-1 in arrivo curva 10 e lo vede sempre più vicino, sempre più nitido, e sicuramente rincuora la visione sempre più concreta della Haas lì davanti a Daniele Play, che trova anche passo semplicemente nel vedere gradualmente scendere questo distacco. Un pilota è aiutato in maniera enorme da questo tipo di riferimento, al contrario ovviamente coloro, il pilota che precede, che vede scendere in maniera praticamente costante, inesorabile, questo distacco senza che possa fare nulla per contrastare questa discesa, questo suo lento declino, perde gradualmente consapevolezza e fiducia nei propri mezzi e si lascia anche un po' andare, perché adesso Daniele Play è arrivato 1.7, quindi è praticamente una storia già scritta quella che vedrà fronteggiarsi da Dead e Daniele Play, almeno per ora, perché nel motorsport non si può mai dire, quindi le sorprese sono dietro l'angolo, ma quello che possiamo affermare con certezza adesso è che la superiorità di passo di Daniele Play, come lo si aspetta, è veramente devastante. Incredibile, perché sta maturando questo ragazzo, veramente. Probabilmente l'unica cosa che ho guardato negli anni, cioè nella stagione dove ovviamente io ci ho corso contro Daniele Play, probabilmente è un po' troppo, diciamo, aggressivo in alcuni punti, sia in fase di attacco che di difesa, che secondo me, ma ovviamente con l'andare del tempo si imparano queste cose, quindi penso che se impara a cercare di non attaccare con tanta aggressività o difendersi con tanta aggressività, sicuramente diventerà un grande pilota, che lo sta diventando, perché ricordiamo che Daniele è anche un pilota molto giovane, uno dei piloti più giovani in questo momento del pit,
che tra l'altro è anche più giovane di Dead, considerando che Dead è del 2004 e Daniele del 2007, e hanno iniziato tutte e due da giovani, però Daniele comunque sta avendo un grande andamento di crescita. Quindi il vivaio del fit regala comunque grandi emozioni in questa pre-season. Speriamo che possa essere anche poi una stagione effettiva, ricca di emozioni, di colpi di scena, con un Daniele Play adesso al limite, un decimo a separarlo dal DRS. Credo riuscirà ad ottenerlo per la prima volta nei confronti di Dead in arrivo nel rettilineo che congiunge la 9, la Kamsa, alla 10, la Kaija. Quindi credo che sia una questione di metri, adesso la 7 e la 8 a separare questi due piloti, ad attenderli, vengono percorsi proprio in questo istante. Anche qui il dissasore può essere molto pericoloso, ma abbiamo visto un secondo e zero leggermente marginale, il distacco che non permette di azionare l'ala mobile a Daniele Play, che allora tiene ancora chiuso il suo flap e in maniera abbastanza sicura, certa, praticamente franca, sul rettilineo principale. Daniele Play spalancherà l'ala mobile e lì saranno dolori per Dead, che dovrà veramente ricorrere ad una magia, preso. Perché come stanno le cose adesso non c'è niente da fare, Stem, non c'è manovra, non c'è strategia che possa mettere in atto. Dead è praticamente incontrastabile, anche se non dovesse sorpassarlo in fondo al dritto potrebbe inventarsi qualcosa da qualche altra parte del replay, perché ha veramente un grip infinito, addirittura qua si difende in maniera preventiva Dead, nonostante abbia un vantaggio di 7 decimi, si porta come ha fatto più volte in precedenza Daniele Play nei confronti di Raffo Idex nella porzione tutta a destra della pista. Ovviamente in questo caso non era sufficientemente vicino Daniele per poter stentare la staccata, quindi rimane alle spalle di Dead, però nemmeno il pilota Mercedes ha troppa fretta di sorpassarlo, anche perché lì davanti la Idex è abbastanza lontana. Intanto partire già nel terzo settore, vediamo chi è, credo che forse anche in questo caso si tratti di un doppiaggio, mentre vedo comunque un pilota che stava procedendo lentamente, forse era addirittura Dario, ma credo sia un falso allarme. Quindi ritorniamo sulla seconda e terza posizione, la battaglia che praticamente mette in palio la seconda posizione e quello che è il secondo grillino pilota del podio. Entrambi i piloti in questo caso concluderebbero a stappare lo champagne, però ovviamente è una questione di gerarchia su chi lo farà davanti all'altro. Per ora ci rimane Dette, in questo caso spalanca DRS per la prima volta, per la seconda volta. Gira mica mai. Michevai che quindi adesso si trova in sesta posizione e ancora nell'erba, quindi sta avendo anche abbastanza fatica nel riposizionare la sua vettura all'interno della pista. Ma credo che ormai stiamo, perché Daniele sì, è incollatissimo. Con tutto il rispetto per Michevai, però c'è un Daniele Play, ragazzi, incredibile. Ci va Dette, si dipende anche, ma non si deve provare. Non ha batteria, allora non può fare nulla. RS più batteria per lo stesso Daniele Play, e allora è un gioco di ragazzi. Si mette a dettare il passo in seconda posizione con un gap di 10 secondi rispetto a Raffo Idex, e adesso nemmeno dovrà più guardare negli specchietti, perché il suo obiettivo è lì davanti, troppo lontano di certo. Concluderà sicuramente in seconda posizione, ma Dead ormai non rappresenta più una minaccia per queste gomme hard che si pensava potessero dare di più, potessero esprimere un passo nettamente migliore, ma alla fine ha avuto ragione Daniele Play, che partiva secondo e partiva in seconda posizione con una strategia non di certo favorevole. Intanto si prende anche un rischio non indifferente, un'uscita dalla 5 un posteriore che ha ballato parecchio, alla fine è riuscito a metterci una pezza. E comunque Daniele Play ha avuto ragione di un Dead che non si è voluto arrendere, non ha voluto darsi per vinto, ha cercato di difendersi con quanto poteva, con una batteria praticamente completamente sguarnita, non si arrende, con delle gomme, però, Non si arrende perché rimane lì. Ancora lì, non ha ancora detto, vediamo poi adesso nel prossimo passaggio, perché qua è andato già un decimo, ancora 8 decimi, e fra poco lo toglie dalla zona DRS. È vicino. È stato, come abbiamo visto prima, il DRS ha fatto sì che Dead comunque potesse limitare i danni. È un secondo. E rimanere lì adesso ormai è fuori, ma è forse, poco da fare. Forse. Ma sarebbe semplicemente un rimandare inevitabile con un Dead che non può, è impossibilitato, veramente non me ne voglia Dead, ma non può fare nulla contro, in questa situazione, con delle play, con delle soft. È vero, 11 giri tra poco inizieranno a perdere prestazioni, ma in confronto a queste hard che comunque non riuscivano a reggere il passo con delle medie vecchie di 34 giri, ovviamente è improponibile un confronto con una soft che ha appena raggiunto la doppia cifra in termini di tornati. Quindi veramente è uno svantaggio tecnico enorme. Quindi si è ricomposto il podio, che ha cambiato un po' apparenza, ha un po' cambiato forma. Raffo Idex è sempre davanti a tutti, ormai non lo stiamo inquadrando da parecchi giri perché sta gareggiando praticamente contro se stesso. Bandiere già nel secondo settore, vediamo se c'è qualcuno. Credo che si tratti di Lele Salva, forse, che l'avevo visto leggermente trasparente per un attimo, ma lui è all'interno del primo, quindi no, è all'interno del secondo, forse è stato Lele Salva, ma niente di grave.
perso effettivamente un po' di tempo da Dead, una 5-6 secondi, lui che era prima con un ritardo di 7 secondi proprio da terza posizione, adesso ha aumentato questo tipo di riferimento, fortunatamente però non si è trovato costretto a dover abbandonare la gara. Ancora errore di Mike Mai, nel frattempo vedo che ha rotto l'alettone posteriore e Flaminio sta arrivando, purtroppo problemi per il pilota Ferrari con l'alettone posteriore, sappiamo essere molto difficile guidare. Aveva un grandissimo vantaggio sul pilota McLaren, ma adesso mi sa che sarà dura tenerlo dietro. Va a passare, va molto piano Mike Mai addirittura. Sta facendo passare tutti, non so il motivo. Gaggi. Doppiaggio, ma Dead comunque, noi lo davamo praticamente per spacciato con un passo non fronteggiabile da parte del pilota Haas. Ha comunque tenuto botta, abbastanza botta, solamente mezzo secondo perso, forse anche complice un errorino di Daniel Play nella tornata precedente, stiamo a vedere quando arriverà poi il tempo, ma credo che un 19.5 non sia imputabile ad un errore, e comunque abbiamo mantenuto un ottimo passo il pilota Mercedes, e allora giù il cappello per Dead, che comunque nonostante abbia subito un sorpasso, che probabilmente ha sentito l'ordine finale, che è successo? C'ha molti problemi mica mai, perché lo sto inquadrando da un po' di tempo, ha fatto passare tutti praticamente, non soltanto i doppiati ma anche Flaminio. Mamma mia, come ha rischiato. Alettone posteriore rosso, praticamente impossibile guidare probabilmente. Mamma mia, e mancano tre tornate, io non so se sta veramente navigando, sta facendo passare tutti. Urca. Un po' gareggiare, proprio c'è un limite tecnico enorme. Peccato perché mancano ancora tre giri, mamma mia ragazzi, no, è inguidabilissimo. Mancano ancora tre giri e è difficile per lui arrivare al traguardo così. Cioè più che altro deve far passare tutti. Credo abbia senso ritirarsi. Avrebbe senso ritirarsi perché può essere soltanto un danno in questo momento. Non lo so, probabilmente allora se lui continua vediamo se mette continua, quindi sicuramente vuole andare a chiudere la gara, quindi niente. Probabilmente arriverà in ultima posizione perché dovrà far sfilare tutti i piloti. Sì. L'unico tratto in cui può riposare è relativamente il rettilineo, ma la staccata deve essere tremenda per lui. Non può azzardare troppo sul freno perché non ha più di portanza sul posteriore. Si ritroverebbe in sovrasterzo e andrebbe in testa a coda fronteggiando il senso di marcia contrario. Quindi è qualcosa che vorremmo evitare in queste ultime fasi di Gran Premio, che i primi mai non vorrebbe capitare. Adesso attualmente in ottava posizione, peccato perché aveva condotto comunque una buona gara il pilota Ferrari. Era situato in sesta casella, per ora ne ha perse solo due. Avrà modo di rifarsi con altre gare, di certo non ha buttato via quello che sono stati ottimi segnali dati in questa gara. E nonostante, e Flaminio, nonostante quella carambola che è successo e nonostante il minuto di distacco che c'è da Dario, è sesto. Sì, Flaminio ha fatto una gara clamorosa perché diciamo che ha avuto anche un po' più di fortuna, fortunatamente, diciamo così, nella seconda metà di gara, con vari contatti e ha saputo sfruttare bene delle circostanze favorevoli. Poi ovviamente ci ha messo soprattutto del suo Flaminio, altrimenti non si troverebbe in sesta posizione. Diciamo che quello che non ha avuto in partenza lo ha ritrovato poi nella seconda fase del Gran Premio, e si può godere questa sesta posizione che, visto com'era la sua situazione dopo il primo giro, direi che può essere considerato come un trionfo. Ancora mica mai problemi, sta facendo passare tutti, se si è messo praticamente da parte e anche sull'erba si è fatto passare. Sì, è girato. L'ultimo giro praticamente per Mike Mai, l'ultimo giro. Mike Mai che si è fatto doppiare, giusto? Comunque non percorrerà la 66esima tornata. Intanto dalla chat ci dicono date la bandiera nera a Mike Mai. Gli diamo la bandiera nera con il cerchio arancione in mezzo, che almeno lo obbliga a tornare entro nei box, ma ormai la sua gara è terminata, si trova in 11esima posizione, quindi anche lui avrà la soddisfazione di prendere la bandiera a scacchi, mentre Raf Wiedix adesso si trova all'interno dell'ultimo settore per iniziare quella che sarà la 66esima tornata sulle 66 previste, per andare a coronare questa sua prima vittoria con il Formula Italian Team alla prima uscita stagionale, vantando un distacco nei confronti di Daniel Play pari a 9 secondi, un distacco che è sceso in maniera vertiginosa nelle tornate precedenti, adesso si è un po' più assestato, conduce ovviamente quello che era un fisiologico degrado della gomma soft a cui saremo andati incontro, e ad un Dead che comunque ci ha messo del suo per rimanere più vicino possibile a Daniel Play, infatti solamente 2 secondi e 2 di ritardo rispetto alla seconda posizione, una gara che comunque fa onore al pilota Williams, così come poi andiamo anche a vedere i piloti che hanno già terminato la loro gara. Credo che Tartaruga sia uno di questi, anche se sta ancora girando, veramente, credo. Sì, Pozzuca continua a girarsi, continua a girare.
Io ti dico che non so se Dead ha avuto problemi con la macchina che non si trovava bene, perché va bene le gomme hard, che Raffo Elix si trovava male, però ha tirato tutta la batteria Dead, a differenza di Raffo. Ha dovuto perché doveva difendersi da Daniele Play, doveva comunque provare ad investire, mettere su una difesa nei confronti di Daniele Play, mentre ci siamo, perché Raffo Idex adesso si trova a livello della ormai rinomata chicane del circuito del Montmeló, che rappresenta curva 14 e 15, solamente la 16 a separarlo da questa prima grande impresa della stagione del 2022-2023. Taglia il traguardo per primo davanti a tutti Raffo Idex, che riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio con un vantaggio di oltre 10 secondi nei confronti di un ottimo Daniele Play, che insegue con la sua W13 corona una seconda posizione che rappresenta oro per il pilota del 2007. Terza posizione per Dead, anche lui un'ottima e solida gara messa a segno quest'oggi, che lo vede salire sul podio, mentre Lele Salva, che poteva rappresentare una minaccia nelle fasi precedenti, che poteva essere un pilota con una strategia più favorevole rispetto a Raff Idex e Dead, taglia in quarta posizione e conclude il Gran Premio di Spagna con 16 secondi e 6 di ritardo rispetto a Dead su gomma media. Quinto poi Dario, senza aver accumulato un warning, mentre Flaminio e Cartista avevano tagliato il traguardo già il giro precedente, dunque non concludono a pieni giri quello che è l'appuntamento odierno della pre-season del Formula Italia Team. Attendiamo Lewis, che arriva proprio in questo istante, e il Gran Premio può essere considerato finito con l'arrivo poi di Post Luca e Giuseppe Federic, e infine Mike Mai, che è mutilato di una porzione della sua vettura, della sua monoposto per essere più precisi, dell'aletone posteriore, quello che genera molta importanza e permette la stabilità del retroteno, taglia a velocità d'uomo, a passo d'uomo, quello che per l'ultima volta il punto che sancisce l'inizio e la fine di ogni giro per andare a terminare il primo appuntamento del 2022 per il gruppo A del Formula Italia Team. E allora conclude anche questa 100% con dei risultati strabilianti, delle certezze in più per i piloti, e con una gara che comunque a modo suo è stata anche divertente, ci ha tenuti tutti sul filo per scoprire anche un po' quelli che sarebbero stati gli equilibri alla bandiera scacchi. Assolutamente è stata una gara molto molto interessante. Adesso poi ne parleremo adesso tramite post gara, una gara che diciamo è stata diciamo abbastanza dominata da Raffo Idex, ma abbiamo visto un Daniele Play che comunque sembrava messo male, invece si è fatto dimostrare che sa il fatto suo, ecco, al 100%. Sì, Hai detto bene. Poi approfondimenti, come hai detto tu, li faremo anche nel post gara. Lasciamo i nostri spettatori con questa scena del podio, un'animazione del podio che è stata anche rivisitata e aggiornata rispetto a Formula 1 2021, molto più iconica, mette anche molto più hype questo nuovo tipo di inquadratura. Ecco qui riassunti per quelli che sono stati i risultati di gara, con la top 3 la recapitoliamo, con Raffo Idex davanti a tutti, Daniele Pelli in seguire con la sua Mercedes AMG Petronas, e poi terza posizione un'altra motorizzata Ferrari, la Haas di Dead 95, mentre il giro veloce è andato a Flaminio, che ha concluso la fine in sesta posizione. Un ottimo bilancio quello del pilota McLaren, viste e considerate le situazioni al termine della prima tornata. Noi vi diamo appuntamento tra qualche istante, manderemo qualche spot pubblicitario, poi ci ritroveremo con quello che sarà un'analisi post gara anche in compagnia dei piloti, credo. Assolutamente, noi ci fermiamo per qualche istante e ci vediamo tra poco con il post gara. A dopo.
Se vuoi andare tu e pure. E dunque eccoci tornati dopo un po' di tempo. Allora, abbiamo visto una gara abbastanza, diciamo, interessante. Abbiamo visto Daniele Play che ha fatto tante... Cioè, diciamo, non so come spiegarlo. Abbiamo fatto una gara abbastanza interessante. Abbiamo anche qui Raffoidex che è entrato in chat. Non so se ci vuoi dire qualcosina... Che adesso attiviamo il microfono, aspettiamo un attimo, vediamo un po', eccolo qui. Vabbè. Non so se mi sentite. Sì, sì, ti sentiamo benissimo. E allora, dato che abbiamo qui il vincitore di questa pre-season, raccontaci un po' come è stata questa gara, come l'hai gestita. Ma nulla, all'inizio sono andato tranquillo, sapendo che Daniele era con le rosse, quindi si surriscaldava la media. Quindi presumevo che si... Sarebbe successa la stessa cosa alla rossa, infatti già al quarto giro sono riuscito a passarlo. E poi niente, verso il 30° giro ho iniziato a gestire il carburante che era un po' sotto, e per il resto sono soddisfatto perché sono riuscito a tenere comunque il passo che avevo nelle prove. Sono contento. Perfetto. E Matte, hai qualche domanda? Allora, inizio facendo complimenti ovviamente per la vittoria e la domanda la rivolgo a te perché ovviamente in qualità di vincitore, pilota, ne sicuro saprai darci anche dei riferimenti in più su due cose. Abbiamo visto che questa gomma hard rispetto alla media comunque pagava tanti decimi, comunque anche se la media era usurata, parlavamo in gara per darti un'idea, erano 35 giri percorsi da Daniele Play sulla media e girava più veloce ancora dell'hard. Non so se tu lì fossi in gestione, ma anche Dead c'era questo riferimento. Quindi sì, la allora, prima domanda... Vado? Vai pure. No, praticamente i primi giri di hard vedevo che comunque perdevo 1-2 decimi al giro. E poi come ho detto verso il... 30, adesso mi ricordo, 25 giri dalla fine, più o meno 25-28, ho iniziato a gestire il carburante perché ero proprio sotto facendo i calcoli e quindi lì giravo un po' più alto comunque. Poi quando ho iniziato a spingere avevo tolto 3-4 decimi da ogni giro, dei giri precedenti cui gestivo, però sì, comunque la media è infinita, non muore mai. Questo sarà un'ottima indicazione in ottica campionato, perché se ci saranno mai delle strategie che contempleranno la hard, considerando il fatto che poi la media dura praticamente tanto quanto e rende anche meglio, diciamo che rischiamo di non vedere più questo tipo di gomma. La seconda domanda invece è sull'ERS. Oggi l'hai gestito divinamente, avevi sempre la batteria in ottimo stato rispetto ai tuoi avversari. E quanto è importante l'ERS quest'anno? Lo era importante gli anni scorsi, ma quest'anno sembra che abbia acquistato ancora più importanza per riuscire a trovare più prestazione e essere incisivi. Sei d'accordo? Sì, quest'anno su parecchie piste è più difficile recuperarlo. In Spagna così era una via di mezzo, comunque era tosto ricaricare tutta la batteria, soprattutto ho notato quando scendevi sotto l'80% riportarla sopra era difficilissimo. Comunque io ho sempre preferito tenerla nel caso appunto nel finale, sapendo che Daniele magari con la rossa sarebbe ritornato su, ho detto gestisco l'ERS, me lo tengo da parte che nel caso mi riprende riesco un minimo a difendermi. Comunque sì, il rettilineo senza ERS io non sarei mai riuscito a fare i sorpassi comunque, anche col DRS, cioè guadagniamo pochissimo. Quindi, faccio una domanda so io, Vai, continua. No, non so se fosse dovuto al fatto che comunque ero abbastanza carico rispetto agli altri, però comunque anche in prova anche gli altri avevano questo problema, che appunto la scia e il DRS si sentivano poco. Ok, la mia domanda era, ma cosa hai pensato quando Daniele Play in partenza ha messo le gomme soft? E se c'è stato effettivamente un momento in cui durante la gara hai pensato, caspita, questo qua mi viene a riprendere e mi passa? Allora, sì, all'inizio pensavo fosse più stato un errore, proprio andando avanti ho capito che invece era una strategia voluta. Io feci una strategia simile in pre-season appunto 2 anni fa e non andò per niente bene, quindi ero abbastanza più o meno tranquillo. Ho iniziato ad avere un pelino di paura quando ho iniziato a gestire il carburante e lui si è portato a 5 secondi di vantaggio, quindi ho detto qua rischio un po', però comunque doveva sorpassare almeno Dead.
E poi ho visto che appunto dopo un paio di giri non recuperava più così tanto, cioè i primi 2 o 3 giri mi aveva recuperato un secondo e mezzo a giro, poi si fermava sotto il secondo tranquillamente e finché negli ultimi giri appunto non rimaneva più o meno là. Quindi c'è stato uno spavento iniziale dopo la sosta e basta. Grazie mille. Credo di sì. Dovrebbe essere il gruppo C, dovrebbe essere il gruppo C. Forse c'è anche Daniele, forse che vuole parlare, che è entrato qui. Sì, Non so c'è se. Daniele. Gruppo D, perché il 50% la C era ieri, probabilmente domani la D invece. Comunque, lettera a parte, comunque domani ci ritrovate di nuovo live. Sento, sento. Sì, primo stint, come hai detto te, non è stato proprio eccellente, ma me lo aspettavo, cioè in allenamento giravo sul 21, alto anche 22, quindi era pronosticabile, però pensavo di guadagnare qualcosina in più. Poi invece dopo le altre stint si sono andati molto bene, la media non, diciamo, mi aspettavo che andavo bene con la media perché avevo un buon passo. E poi, infatti, verso la fine della stint con la media, sono riuscito anche a mettere anche un buon gap, perché sapevo che proprio mi sarei fermato, ma non è stato evidentemente abbastanza, però ho provato, dai, una strategia differente a vedere come andavo. Poi sì, con le soft ho spinto al massimo e alla fine, dai, sono riuscito a recuperare almeno il secondo posto. Perfetto, Simone, dimmi. dicono che non ci si sente Sì, la chat. dovrei essere riuscito perché avevo praticamente il microfono ausiliario staccato. Adesso mi sento. Sì, adesso infatti la chat scrivono bene. E niente, volevo dire se voi due avete domande per Daniele Play. Solo Ah, in realtà no, una. soltanto complimenti da parte mia, in Ok, realtà. e te, Matte? Innanzitutto complimenti perché la gara è stata veramente ottima. La scelta in partenza è stata giustificata, della soft intendo, è stata giustificata da una prima gara, da una prima fase di gara forse più aggressiva, volevi subito portarti il comando, perché ti chiedo se secondo te magari la scelta di fare media soft soft forse avrebbe potuto portare a risultati differenti, non dico la vittoria, ma magari un gap minore rispetto a Rafuidex. Credo che comunque la vittoria fosse oggi un po' troppo difficile da riuscire a raggiungere con la strategia. Però forse iniziare con la media potrebbe pot aver condotto a risultati diversi. Cosa ne pensi? Oddio, guardando il passo che poi ho avuto con la media, forse sì, ma alla fine, ancora, dato che vengo dalla 50, non ho ancora ben sviluppato un buon passo a inizio gara. Quindi vado sempre un po' più lento e, cioè, sinceramente, alla fine ho preferito partire con la soft perché così almeno ammortizzavo un po' il fatto che avevo il pieno di carburante, così da riuscire a gestire un po' meglio, ecco. Complimenti, comunque effettivamente l'abbiamo detto in live, debutto con la 100%, ovviamente tutto un altro mestiere, direi che l'hai fatto al meglio, siamo tutti d'accordo su questo, complimenti ancora, così come anche a Raffo e anche ad Ed, veramente bravi ragazzi oggi.
Perfetto, allora aspettate un attimo che, ok, direi che adesso siamo ufficialmente in chiusura, sempre se non entra Dead all'ultimo secondo che è arrivato terzo, peccato, però comunque un ottimo andamento anche per il pilota Haas. E niente, allora noi ci vediamo domani con la pre-season per il gruppo C, l'hai detto? Aiutami te. Gruppo D. Gruppo D, mamma mia ragazzi, gruppo D, non riesco, Sei sto impazzendo e vabbè. Comunque, chiudiamo qua la live, cioè chiudiamo qui e niente, noi ci vediamo domani con la 50 per 100 e poi giovedì ci sarà ovviamente la gara del 100% del gruppo C questa volta. Quindi, al gruppo B. gruppo B, vabbè. Sono andato ragazzi, Ce la addio, possiamo fare. basta, basta. È colpa della regia, colpa della regia, Basta, colpa della regia, purtroppo colpa. mi ci devo un attimo abituare. Vabbè, comunque, niente, io ringrazio comunque i miei collaboratori, Alessandro Gagliano e Matteo, che sono stati qui in cabina di commento. Grazie a te. Grazie Ringraziamo anche il buon Marco Lucconi, che in questo momento è andato di là per parlare ovviamente con gli altri ragazzi. E ringrazio ovviamente i buoni qui presenti, Daniele Play e a Raffoidex, che sono rimasti con noi. Grazie a voi, buonanotte. E niente, allora ci sentiamo, ci vediamo domani sera per la prossima gara. Ciao! Buonanotte. Notte.